Che succede? Facciamo un tentativo. No, pile, secondo me. Sì, però che siano un minuto e iniziamo. Passa, possiamo provare, possiamo vedere, ma se non funziona, no, conviene, andiamo, dai, fare il tac. Abbiamo già provato, di solito questo discorso lo fa quando ci sono le batterie, ma con le batterie, sì, adesso vediamo un attimo, però forse funziona, prova, adesso sembra. Senti, io lo metto qua, poi lo metto dietro. Nel caso in cui ci fossero problemi, vediamo e sì. Nel caso ci fossero dei problemi, azioniamo questo. Ma tu non hai un microfono per da dove riprendi? Come fai? Ah, questo. Ah, ma si sente bene. Prova. In ogni caso, se ci sono dei problemi, sì. A me me lo dai tu. Se ti do, fai l'assistente. Ecco qui, guarda. Allora, andiamo subito. Questo funziona. Funziona tutto. Potremmo quasi essere pronti. Qui sempre ci sono dei posti in prima fila per chi dovesse... Non restate in piedi! Eh? Ah, sono lo staccio. Risolti questi aspetti tecnici, possiamo iniziare questa serata. È un doveroso benvenuto, è sempre un piacere vedere la anche sala. Anche l'applauso è doveroso. Sì. A dimostrazione di un argomento che avete letto sulle locandine, sugli inviti, sulla presentazione, magari avete avuto modo anche di
visionare un video di presentazione che Gianfranco Amato ha preparato proprio in prospettiva di questa sera, quindi un buon ascolto, una buona riflessione. L'arte oratoria non gli manca, in modo di sentirlo, penso già molti di voi, quindi apprezzate le sue capacità e apprezzeremo di più anche la logica e la lucidità con cui ci vorrà in qualche modo provocare sugli argomenti che sono in oggetto di questa serata. Quindi anche a nome dell'oratorio vi do il benvenuto. Mi dicono che nel frattempo sono da recuperare anche qualche bottiglietta d'acqua, chi avesse carenze di carattere idrico adesso dobbiamo recuperare i liquidi, poi li troveremo da qualche parte a disposizione. Prego. Stasera parliamo di transumanesimo e dobbiamo cominciare ponendoci la domanda: ma che cos'è il transumanesimo? È una domanda doverosa anche per capire se questa cosa qui è davvero, come dice il famoso politologo Francis Fukuyama, l'idea più pericolosa del mondo, oppure, come dice Ronald Bailey, è un movimento che incarna le più audaci, coraggiose, idealiste aspirazioni dell'umanità. Ma che cosa? Una cosa che ci deve inquietare o una cosa che ci deve esaltare? Beh, cominciamo con la definizione tecnica. Questa ce la dà Nick Bostrom, che è direttore di Future of Humanity Institute di Oxford. Definisce il transumanesimo come una corrente culturale, intellettuale, scientifica che afferma il dovere morale di migliorare le capacità fisiche e cognitive della specie umana e applicare le nuove tecnologie con la finalità di eliminare aspetti indesiderabili e non necessari della condizione umana, come per esempio la sofferenza, la malattia, l'invecchiamento e persino la morte. Allora, possiamo dire innanzitutto che si tratta di un movimento umanista, nel senso che pone l'uomo al centro della speculazione filosofica e futurista, cioè guarda certamente al futuro. Il simbolo è H+, Humanity Plus, questo plus vedremo poi che cos'è, ma se proprio volessimo definirlo in maniera un po' più approfondita potremmo dire alcune cose. Beh, innanzitutto che si tratta di un'ideologia. Ideologia nel senso marxista del termine, cioè è una concezione che obbedisce a determinati interessi politici, culturali, economici. E sapete, poi lo vedremo meglio, ma come tutte le ideologie fa un'operazione. Tutte le ideologie cosa fanno? Prendono un elemento vero della realtà, lo assolutizzano e negano tutti gli altri. Possiamo dire che è un movimento, sì, un movimento culturale, un movimento sociale, un movimento scientifico, ma anche un movimento politico. Perché? Perché non si limita ad analizzare un problema o delle prospettive future di sviluppo, ma pretende di cambiare la realtà. È un po' come la undicesima tesi di Feuerbach di Marx. Non dobbiamo semplicemente limitarci a contemplare la realtà, ma la dobbiamo cambiare. È una soteriologia, questo termine greco, sì, perché il transumanesimo ha l'aspirazione di salvare l'uomo senza la necessità di una fede, di un trascendente. L'uomo si salva da solo, ma da che cosa si salva? Dalla precarietà? Dalla sofferenza? Dalla malattia? E come vedremo, persino dalla morte. È una escatologia? Sì, perché poi, come vedremo,
si occupa anche delle cose intime, dell'aldilà, della seconda dimensione dopo la vita. È una filosofia, in un certo senso sì, perché pensa che tutto quello che si può fare, vedremo questa sera, sia in realtà non semplicemente un'astratta e potenziale possibilità, ma sia un dovere morale, un obbligo morale farla questa cosa qua. È un'utopia, sì, ma non nel senso classico del termine, l'utopia di Tommaso Moro, una cosa irrealizzabile, è un'utopia a portata di mano, lì, dietro l'angolo. Si fonda questo movimento, questa ideologia, questa cosa, su tre pilastri: la superintelligenza, il super benessere e la super longevità della vita. Ecco perché H+, che corrispondono poi, come vedremo appunto, all'idea di creare una nuova specie umana. Cioè, l'idea è proprio quella di andare oltre il limite biologico, state attenti. Quindi creare una specie transumana. Attraverso che cosa? Beh, attraverso l'ingegneria genetica, attraverso la biotecnologia, attraverso l'intelligenza artificiale, attraverso la cibernetica, attraverso l'informatica. State attenti, l'idea non è quella di usare la tecnica o i progressi della tecnica per colmare dei deficit, come fa per esempio la medicina. Faccio un esempio, io sono miope, uso le lenti a contatto. Le lenti a contatto mi consentono di vedere secondo uno standard di normalità, sono certamente un mezzo tecnologico utile a colmare questo deficit. No! Loro pretendono di superare il limite umano, per esempio, non so, impiantando un microchip e consentire all'uomo di vedere un chilometro di distanza. Quindi l'idea non è quella di colmare dei deficit, ma di superare il limite biologico. Quindi non è l'idea dell'applicazione alla medicina secondo il concetto di Ippocrate. Poi c'è un altro aspetto che sarà molto utile nel corso della serata. Che cosa hanno in mente questi qui? Beh, pensano che ci sia un'evoluzione dell'essere umano che punti alla smaterializzazione, alla sconnessione della mente rispetto al corpo. Tutto questo attraverso due branche, la cibernetica e la biotecnologia. Quindi abbiamo visto gli aspetti fondamentali, longevità, intelligenza e benessere, che corrispondono appunto ai famosi plus, no? Super intelligent, super longevity, super intelligent e super well-being. Cominciamo con il primo, la longevità. Anche qui bisogna distinguere due aspetti, la speranza di vita, l'aspettativa di vita e la immortalità. Beh, sul primo aspetto della speranza di vita, i transumanisti ti dicono già una cosa che oggettivamente è vera. Cioè, guarda soltanto che cosa è accaduto nell'ultimo secolo, negli 100 anni. Negli ultimi 100 anni noi siamo partiti da una speranza di vita, un'aspettativa di vita nel 1900 che arrivava a 30-40 anni, a metà del secolo siamo arrivati a 60 anni, adesso siamo oltre gli 80, e niente esclude che questa parabola continui a salire già senza fare niente di particolare, semplicemente attraverso lo sviluppo della tecnologia, della scienza, il progresso delle conoscenze scientifiche. La immortalità invece si pensa di raggiungerla in due modi: attraverso la cibernetica e attraverso la biotecnologia. Cominciamo dalla cibernetica. Allora, l'idea dei transumanisti è questa: l'essere umano non è niente altro che il contenuto della sua mente, del cervello, non siamo unità, coscienza, anima, tutti i concetti culturali, che non scientifici.
Se io riesco a scaricare il contenuto della mente di un individuo in un supporto informatico, beh, quell'individuo continuerà a vivere, potrà vivere in questo supporto indipendentemente dal corpo biologico. Questo processo si chiama mind uploading, ci stanno lavorando ormai da diversi anni, l'idea finale sarebbe quella di arrivare a sostenere che attraverso tre fasi, vediamo, il primo passo per arrivare a questo risultato consiste nell'ottenere informazioni dal cervello, che ha più di 125 trilioni di sinapsi nella sola corteccia cerebrale. L'upload mentale dovrà necessariamente essere una procedura cerebrale non invasiva in grado di poter trasferire sufficienti informazioni dal cervello umano alla macchina senza uccidere o recare danni alla persona. Il secondo passo prevede la ricostruzione delle sinapsi all'interno del cervello artificiale. Scientific American ha mostrato in una stima approssimativa che la capacità di memoria del cervello umano potrebbe raggiungere fino a 2,5 petabyte, 2500 TB. È quindi necessario riuscire a studiare tecnologie che siano capaci di contenere, gestire ed elaborare una così grande quantità di dati. La più grande rete neurale artificiale che esiste già oggi si chiama GPT-3, ha solo un 1/300 delle capacità stimate del cervello umano. In realtà questo dato va aggiornato, sono andati un po' più avanti. Il terzo e ultimo passo è abbinare la coscienza ad un metaverso, ad un clone o a una rete di cervelli artificiali collegati. State attenti, che se voi dite che questa cosa qui è impossibile, scientificamente impossibile, utopia, irrealizzabile, i transumanisti avranno buon gioco a dirti: guarda che anche i viaggi spaziali, l'aereo, il telefono, internet, la televisione, 100-200 anni fa erano impossibili. Da questo punto di vista, pensate che un po' di tempo fa ho letto un articolo, raccontava che un articolo citava un altro articolo del New York Times del 1903. Questo articolo del 1903, era ottobre 1903, raccontava dell'ennesimo tentativo fallito dell'uomo di volare, l'ultimo esperimento di un certo professore che purtroppo è precipitato. E questo articolo del New York Times diceva che scientificamente bisognava attendere almeno da 1 a 10 milioni di anni prima che l'uomo riuscisse a volare. Eccolo qua, lo vedete? Era il 9 ottobre del 1903. Ho recuperato l'articolo dall'archivio del New York Times, ho scritto, ve l'hanno dato. E che cosa dice? Un articolo molto interessante, alla fine appunto, come dicevo, dice che ci vuole from 1 million to 10 million, da 1 a 10 milioni di anni. Ma il finale è interessante, dice: non c'è dubbio che il problema ha un suo certo fascino, un'attrazione per quelli appassionati, ma l'uomo della strada si chiede se non sarebbe meglio impiegare gli sforzi per cose un po' più concrete e utili dell'umanità. 69 giorni dopo questo articolo, in un prato degli Stati Uniti, i fratelli Wright facevano decollare il primo velivolo. Era il 17 dicembre del 1903. È vero che qualcuno ci aveva pensato nel 1500, un certo Leonardo da Vinci, ma si è dovuto attendere. Quindi attenzione a dire questa cosa ci vorranno da 1 a 10 milioni di anni, perché c'è già un precedente. Quindi non è su questo che vanno sfidati i transumanisti. Ora, come io riesco a scaricare il contenuto di un cervello umano in supporto di dati informatico, potrei anche teoricamente caricarlo su che cosa? Su un clone, per esempio. Infatti una delle prime ipotesi dell'immortalità è esattamente questa, cioè scarico attraverso il processo dell'upload contenuto della mente e la ricarico su un clone e vivo in questo clone. Anche qui, attenzione perché è interessante, l'anno scorso, il 13 dicembre,
è stato presentato il robot di seconda generazione, si chiama Optimus, di Elon Musk. Questa cosa è stata presentata al mondo, alla RAI, Radio Televisione Italiana, in questo modo. Sapete, conoscete quest'uomo, vero, e la sua società Neuralinks. È stato presentato così. È più veloce e più simile a un uomo. Musk presenta la seconda generazione dei robot Optimus. Era la RAI del 13 dicembre 2023. Ma lo presentano così. Questa è la seconda generazione di dicembre del 23. Che suggerisco di leggere, se riuscite a recuperarlo, di Marcello Veneziani, proprio quando uscì questa cosa, il 13 dicembre, pubblicato sulla Verità. Il battesimo dell'androide coincide con i funerali di Dio, uomo e memoria. L'intelligenza artificiale prende il posto dell'umano mentre si celebrano le esequie di fede, natura, pensiero e arte, la cui morte però potrebbe essere solo presunta, nell'attesa di tornare nel nostro orizzonte vivente. Se vi capita, leggete. Ora, seconda possibilità data dalla cibernetica. Se tu, attenti bene, proprio sei ormai stufo di questo mondo, di questa realtà, tanto da non volere viverci neppure in un clone, allora hai un'altra possibilità. Il metaverso, cioè resta nel supporto e vivi in questa dimensione virtuale meravigliosa dove crei un alter ego digitale e vivi in un mondo fantastico, senza più neanche bisogno di un corpo che suda, deve mangiare, in questa dimensione qui. L'idea sta cominciando a affascinare, vivere per sempre caricando il cervello nel metaverso con il mind upload. E anche qui, metaverso è una parola composta da due termini, meta che vuol dire trascendente e verso che vuol dire universo. Pensate che tutta questa cosa nasce nella fantascienza, in un libro di fantascienza, Snow Crash di Neil Stephenson, eppure è già arrivato nella realtà. Anche il termine avatar, che si usa appunto per questo alter ego digitale, è un termine interessante. Ci dice il dizionario Treccani: avatar nel brahmanesimo induismo è la discesa di una divinità sulla terra, in particolare ciascuna delle 10 incarnazioni del dio Vishnu, e per estensione la reincarnazione, il ritorno, cioè proprio l'idea che l'uomo sia un dio.
Anche qui è molto difficile da capire questo concetto, ma facciamocelo spiegare non da uno che passa per la strada, ma da uno che parla con cognizione di causa. Questo professore della Riva dell'Università Cattolica. Buongiorno a tutti, io sono Giuseppe Riva, sono qui all'interno dell'Istituto Oxologico, il direttore del Laboratorio di Tecnologia Applicata alle Neuroscienze. Sono inoltre professore universitario, insegno psicologia della comunicazione e psicologia delle nuove tecnologie all'Università Cattolica di Milano. Quindi appunto non è uno qualunque. E cosa ci dice sul metaverso? Le persone nel metaverso interagiscono in maniera molto simile a quella che avviene all'interno del nostro mondo fisico reale. Infatti ciò che caratterizza il metaverso è il senso di presenza, il senso di essere all'interno di uno spazio tridimensionale al cui interno noi ci muoviamo con un corpo digitale. Grazie a questo corpo digitale noi possiamo muoverci, incontrare persone, stringere una mano, abbracciarle. In pratica ciò che rende il metaverso così interessante è che io non devo imparare un modo di interazione diverso da quello che io utilizzo nella mia vita reale, ma quello che io faccio nella mia vita reale, almeno in linea teorica, dovrei poterlo fare anche all'interno del metaverso. Conoscete quest'uomo, vero? Zuckerberg. Ora, tutta la galassia del mondo che gli appartiene, Facebook, WhatsApp, adesso si chiama Meta, un riferimento proprio a metaverso. Ma questo è lo scopo, è proprio quello di distruggere la concezione che noi abbiamo della società, soprattutto della famiglia, no? E non è uno scopo occulto, ma è uno scopo dichiarato. In parole povere, Facebook, con le sue reti sociali, sta distruggendo l'idea di una società tradizionale. Il punto è che ciò rappresenta proprio il suo obiettivo, ovvero replicare la nostra società, le nostre interazioni, le nostre relazioni, le nostre attività, la nostra vita, tutto in un mondo digitale sotto suo controllo. Facebook alla fine del 2021 ha annunciato l'intenzione di ricreare la nostra società in un mondo virtuale, un mondo dove tu puoi crearti un avatar e fare assolutamente tutto ciò che si può fare nella nostra società. Solo che la persona che avrà il controllo sarai tu e questo mondo sarà molto migliore di quello reale. Un mondo dove tu puoi dimenticare il tuo lavoro noioso, i tuoi problemi familiari, il fatto che ti manchino sempre soldi a fine mese, il fatto che trascuri la tua forma. Nel metaverso tu puoi essere un avatar perfetto e potrai partecipare a feste, a fare shopping, andare a concerti, incontrare altre persone, vedere un film con i tuoi amici e persino andare in chiesa. E per poter riuscire a fare tutto ciò, Facebook ha comprato un'azienda che produce visori per la realtà virtuale chiamata Oculus. Ora sei pronto per essere introdotto in questo mondo virtuale, dove già non ci limitiamo a vedere lo schermo di uno smartphone o di un computer, ma siamo immersi nella sua realtà virtuale. L'idea di una realtà virtuale è un'idea fantascientifica dove tu puoi fare ciò che vuoi e vivere la vita che desideri. Ma questa non è più fantascienza. In molti casi la realtà virtuale già esiste. I cosiddetti gamers, per esempio, già vivono la maggior parte della loro vita in una realtà virtuale. Passano quasi tutto il loro tempo in cui stanno svegli giocando con i propri amici, liberando dopamina nei loro cervelli ed illudendosi di far parte di una società virtuale. Però i gamers sono limitati dal fatto di guardare uno schermo. Ora, grazie ai visori per la realtà virtuale, le cuffie con internet ad alta velocità, possiamo davvero immergerci in un mondo digitale. Cosa si vede dentro quell'affare? Ora, siccome a me, io sono una persona che piace parlare con cognizione di causa, ho voluto provare questa esperienza. Non fatelo. Non fatelo. È stata una cosa affascinante, incredibilmente e indescrivibilmente realistica. Una realtà tridimensionale non si può descrivere. Pensate, mi hanno fatto provare, ed era un semplice trail, l'allunaggio dell'Apollo 11. Io ero praticamente dentro questa cabina, la navicella, accanto a me avevo un astronauta con la cuffietta, e tutto era assolutamente realistico, perfetto. Si sentivano le comunicazioni della NASA,
sopra, sotto, di dietro, davanti, ero completamente immerso in questa cosa. C'era un oblò sulla destra e un oblò sopra, esattamente la ricostruzione perfetta della navicella. E vedevo questa terra enorme, bellissima, che girava. E la luna che si avvicinava, era la fase dell'allunaggio. E sentivo la percezione del movimento, mi muovevo, vedevo. E non sono riusciti a staccarmi quell'affare dagli occhi fino a quando non ho avuto la sensazione proprio dell'atterraggio completo. Questa cosa qua. Durante questa operazione ho scoperto poi che si poteva uscire e quindi sono uscito dalla navicella e ho fluttuato nell'universo guardando questa terra che girava. E la cosa che più mi ha sconvolto è stata quando invece mi hanno fatto provare la sensazione di essere dentro un sottomarino nucleare. E il cervello non riusciva ancora a percepire se la realtà era vera o no. E io mi muovevo come se fosse tutto vero. Sapete che i sottomarini hanno le porte stagne, io alzavo il piede, mi chinavo quando passavo sotto il periscopio, potevo guardare il periscopio. E la cosa più inquietante è che sentivo gli odori e i rumori, perché l'odore non è dato dalla narice, è dato dal cervello. Quindi scattavano i meccanismi di ricordo del cervello, ma questa forzatura che danni può creare. E si affascina un anziano signore di 63 anni. Cosa può fare con i giovani? Ed era una semplice demo di una cosa banale, sciocca, come appunto l'allunaggio o il sottomarino. Pensate a poter vivere in una realtà che tu ti costruisci bellissima e vivere lì dentro. Ora, in ogni caso, oltretutto, c'è un altro aspetto. Adesso c'è anche una telecamera con una risoluzione altissima, per cui tu puoi scegliere se vivere la realtà reale oppure optare per quella virtuale. Quindi puoi anche mangiare, camminare con questi affari qua. Noi adesso, se andiamo in giro in aeroporto, per in aeroplano per esempio, troviamo gente così. Domani potremo trovarli così. Questa è un'immagine, certamente, sembra un po' fantascienza. Ora, a parte il fatto che già qualcuno la usa, però state attenti, perché è successa la stessa cosa anche con i cellulari, con gli smartphone. 8 anni fa hanno realizzato un cartone animato satirico per enfatizzare, no, questo fenomeno, che 8 anni fa non era come adesso. Guardate lo spezzone di questo cartone. Attenti a questa scena. Esagerazione satirica. Guardate che cosa è successo a Capodanno sugli Champs-Élysées a Parigi. Già realtà, quindi non dobbiamo meravigliarci se domani troveremo anche noi scene
scene così. Vuoi finita la pila? Sì. Ora ci riusciranno a convincerci di indossare questa fare qua? Siete molto realisti, infatti, molto concreti. Sì, allora si comincia come normalmente si comincia in tutti questi processi, la finestra di Overton, no? Si comincia sempre con i più piccoli e infatti si comincia sempre, in qualunque tipo di indottrinamento ideologico parte, dalle scuole. Il progetto scuola VR 4.0, che è in linea con i requisiti PNRR Next Generation EU, e già viene pubblicizzato nelle scuole così. Oppure quest'altro, sempre PNRR scuola 4.0. Paesi già lo secondo passaggio dopo la scuola qual è? Quello del mondo del lavoro. Sapete, io giro molto, conosco tantissime persone, conosco anche un amico architetto di Milano, famoso, ha uno studio molto importante, e mi dice: ma guarda che ormai noi da anni usiamo il metaverso. Dico: come? Sì, e guardate questo progetto che è già superato, è vecchio, ma per dare un'idea. Siamo all'interno di un edificio realizzato con il nostro software di progettazione BIM Edificius. Posso interagire col modello, modificarlo e vedere sul modello BIM in maniera dinamica le modifiche. Quindi di conseguenza vediamo aggiornarsi piante, prospetti, sezioni, computo metrico, screenshot e quant'altro a corrente del nostro progetto. Vediamo un po' le operazioni che possiamo fare. Innanzitutto possiamo spostare velocemente degli oggetti. Al termine della modifica, nel nostro modello BIM, appena lascio l'oggetto, vedremo l'aggiornarsi della scena. Potremmo selezionare in ugual modo la TV, collegarci ad internet, spostare, cambiare il tipo di allegato. In questo caso, sul nostro Sky TG24, vedremo in diretta quello che è l'aggiornamento delle notizie. Come abbiamo visto, attraverso l'utilizzo di questo menu posso scegliere varie funzioni, come per esempio la misurazione. Voglio sapere la misura che va da qui a qui. Guardo il metro laser e vedo che sono 4 metri circa. Posso scegliere il comando elimina, oppure posso attivare i comandi vocali. Rimuovi oggetto. Attivata la funzione, passo velocemente a eliminare gli oggetti che... Poi c'è il settore definitivo che convince praticamente tutti, cioè il settore
Dove avete vissuto negli ultimi 3 anni? Ospedale. Sanità. Realtà virtuale, ecco come può portare nuove terapie sperimentali. Metaverso, nuova frontiera nella sanità, approcci e sperimentazioni. La realtà virtuale accelera anche in ambito sanitario. Come la sanità sta sbarcando nel metaverso. Ora, come anche qui. E poi i tocchi virtuali suscitano reazioni reali. Dalla realtà virtuale immersiva, nuove possibilità di trattamento del dolore cronico. Una cosa giusta, no? Siccome, ripeto, io conosco tante persone, conosco anche un amico medico esperto di azioni di enucleazione della prostata, e lui mi ha detto, ma noi già lo usiamo. Ascoltate questo servizio che presenta il progetto, si chiama Olympus, e guardate lo sguardo, gli occhi del presentatore. Olympus, l'innovazione è importante, innovazione ha diverse declinazioni, per noi è saper guardare oltre il problema, oltre l'ostacolo e trovare una soluzione a un problema. In questo momento ci siamo concentrati su un progetto che permettesse di dare ai nostri clienti che sono medici la possibilità di formarsi in una maniera disruptive e innovativa e permettere quindi a noi in maniera indiretta di stare vicino ai pazienti, che poi è la mission di Olympus. La procedura di enucleazione della prostata con il laser è sicuramente una procedura che è estremamente difficile da imparare e per questo motivo la curva di apprendimento di questa procedura è solitamente molto lunga. Negli ultimi anni abbiamo avuto accesso a dei simulatori fisici e a dei corsi con docenti che insegnavano tale procedura, ma i costi relativi a questo tipo di procedimento didattico sono sicuramente molto, molto importanti e a volte non sostenibili. Lo scopo di questo progetto è quello di rendere più fruibile e accessibile questa formazione a tutti quelli che lo desiderano, rendendo i costi anche decisamente più contenuti e dando la possibilità ai discenti di ripetere quante volte vogliono la procedura nei suoi differenti step. Indossando il visore, l'utente ha la possibilità di simulare un intervento di enucleazione della prostata con laser Soltiv in un ambiente completamente virtuale e ovunque si trovi. Tutto questo consentirà di ridurre i costi per la formazione, i rischi e gli errori e soprattutto di renderà molto più veloce l'apprendimento e consentirà, e questa è la cosa più importante, di abbattere le barriere e di allargare la formazione e di introdurre quindi nuove modalità e metodologie in modo rapido, veloce e efficace. Le persone non dovranno quindi più spostarsi, non avranno più bisogno di disporre di sale operatorie, manichini o strumenti dedicati, ma potranno ripetere l'operazione in comodità tutte le volte che lo desiderano, sbagliando, imparando, grazie ai feedback forniti dall'applicazione, senza correre nessun rischio, loro e soprattutto farlo correre al paziente. Quindi è una cosa buona, giusto? Sì, no, dipende. Sì. Ora, io quando sono stato invitato a Palermo, mi hanno l'MCL, il Movimento Cristiano Lavoratore, aveva organizzato un incontro, ma all'interno dello stesso movimento c'era qualcuno era molto perplesso, perché diceva che comunque questo è un tema molto lontano dall'opinione pubblica, la gente non capisce, e poi soprattutto state attenti, dicevano che lì in Sicilia, in Palermo, a Palermo in particolare, questa cosa proprio non era minimamente percepita, questa cosa dei visori, della realtà, è una fantascienza lontanissima. Sono sceso dal treno, ero anche in stazione,
E questa conferenza era la storia, ho deciso di andare alla storia, di fare una passeggiata, camminare. Cammino e passo attraverso via Roma, che è una delle vie principali di Palermo. E con mia somma sorpresa guardo che per decine e decine e decine di metri, quindi una bella lunghezza, c'erano due file di manifesti, no? Una dopo l'altra. Che erano questi qua, guardate. Pubblicizzavano la mostra che si teneva a Palazzo Mazzarino, no? E la cosa incredibile è che si vedeva per decine e decine, cioè si vedeva questa ragazza così, ma Palermo il problema non ce l'ha sotto il naso, passa certamente attraverso una pubblicità subliminale, ma è incredibile. Poi c'è un aspetto economico sul quale vi invito a riflettere, perché è interessante. Pickett Asset Management, che è una delle società di investimento, fondi più antiche, ha 200 anni, credo, le più importanti, ha ragionato su questa cosa del metaverso e ascoltate il portavoce di questa, o no, il portavoce di questa importante società di investimento. Che cosa dice? Il metaverso è uno spazio virtuale abitato da avatar digitali, in cui potremo muoverci e interagire utilizzando visori per la realtà virtuale. Come ha detto Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia, l'obiettivo è creare un mondo virtuale che sia un gemello digitale del mondo in cui viviamo. Secondo Bank of America, il mercato del metaverso potrebbe valere tra i 390 e gli 800 miliardi di dollari già entro il 2025. Alla sua diffusione contribuirà anche il Covid. I continui lockdown, infatti, hanno costretto in casa miliardi di persone, una circostanza che ha rivitalizzato l'interesse per le tecnologie di realtà estesa, come realtà virtuale e realtà aumentata. Dice anche un'altra cosa questo portavoce. Nel nostro futuro, mondo fisico e spazio digitale saranno destinati a essere sempre più intrecciati. Con l'avanzamento delle tecnologie di realtà estesa e la diffusione del 5G, reale e virtuale saranno ancora più vicini. Covid, lockdown, 5G, ma un complottista. Ma guarda che coincidenza, dare un input, una bella accelerata al metaverso, Covid e 5G. Andiamo avanti. Abbiamo poi l'altro aspetto per raggiungere l'immortalità. Vedete che bello, deve ancora arrivare. La biotecnologia. Ora, mentre sapete, per quanto riguarda il mind upload, non è una cosa di domani mattina, cioè ancora ci vuole un po' di tempo. Non sappiamo se sono i milioni di anni del New York Times, potrebbe anche essere prima, ma con questo sono un po' più avanti con la biotecnologia. Perché? Esiste un animale in natura, una medusa, che si chiama Turritopsis dorni. Questa medusa ha una caratteristica che la rende unica. Nasce, cresce, si sviluppa e quando arriva il tempo di morire, come tutti gli esseri viventi, questa torna a rinascere. Praticamente è immortale, ha questo ciclo. Hanno identificato quali sono i geni che caratterizzano questo movimento e sarebbe molto bello applicarlo all'uomo. Ci stanno già lavorando, soprattutto in Spagna, all'Università di Oviedo. El nombre científico de esta pequeña medusa es Turritopsis dorini y puede tener las claves de la vida eterna. Conocida como la medusa inmortal, un equipo de investigadores de la Universidad de Oviedo acaba de descifrar su genoma y definir diversas claves genómicas que contribuyen a extender su longevidad hasta el punto de evitar su muerte. Con pocos milímetros de tamaño, este diminuto animal es capaz de revertir la dirección de su ciclo vital y rejuvenecer. La inmensa mayoría de los seres vivos, tras la etapa reproductiva, avanzan en un proceso característico de envejecimiento celular que culmina con la muerte del organismo.
pero esta medusa tiene la capacidad de escoger otro camino y viajar atrás en el tiempo. Carlos López Otín, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en Oviedo, cree que el estudio podría aumentar nuestro conocimiento y ofrecernos mejores respuestas frente a las numerosas enfermedades asociadas al envejecimiento que hoy nos abruman. Qui sono un pochettino più avanti. Ora, se volete ascoltare la voce di un transumanista per capire esattamente che cosa pensano questi qua, vi offro l'opportunità di ascoltare il professor José Cordeiro, che è accademico cattedratico del mitico MIT, Massachusetts Institute of Technology. Ascoltate che cosa dice. Io sono un ingegnere dell'Istituto Tecnologico del Massachusetts MIT e sono sempre stato affascinato dal progresso scientifico e tecnologico nel nostro pianeta e nello spazio. Di fatto la mia tesi di laurea è stata proprio sui viaggi spaziali. Negli ultimi anni di tecnologia si è occupata anche del settore della medicina e della biotecnologia e si sono raggiunti risultati che sembravano incredibili. Nelle ultime due decadi si è riusciti ad aumentare significativamente la vita di vari animali. Già abbiamo topi che vivono quasi il doppio della loro aspettativa di vita normale, l'equivalente di 200 anni della vita umana. Abbiamo zanzare che vivono l'equivalente di 400 anni della vita umana e vermi che vivono quasi 1000 anni l'equivalente della vita umana, sempre considerando il fatto che i vermi vivono settimane. Tutto questo con una semplice modificazione biotecnologica. E questo progresso continua ad aumentare. 10 anni fa, nell'anno 2012, uno scienziato giapponese, Shinya Yamanaka, ha vinto il premio Nobel per la medicina grazie alla scoperta di 4 geni che controllano il processo di invecchiamento. Ossia, puoi prendere una cellula vecchia, cambiarle 4 geni e trasformarla in cellula nuova, o al contrario, trasformare una cellula giovane in una cellula vecchia, o bloccare l'età nel momento in cui si desidera. È davvero affascinante. Oggi sappiamo che il processo di invecchiamento è flessibile, è reversibile ed è persino accelerabile, cosa poco desiderabile ma teoricamente fattibile. E tutte queste cose che pochi anni fa sembravano fantascienza, come sembravano fantascienza i viaggi spaziali o il telefono 2 secoli fa era impensabile, o l'aeroplano, eccetera, eccetera. Bene, oggi la tecnologia è avanzata tanto da far immaginare che nell'arco di poco tempo, diciamo 2 decadi, sarà possibile bloccare l'invecchiamento e vivere indefinitivamente. È talmente convinto che ha scritto questo libro, La morte della morte? Ora, pensate, io sono venuto a conoscenza di questo libro nel 2019 e ho conosciuto qualche anno fa questo professore quando ero in Messico, ma era assolutamente sconosciuto. Guardate esattamente 3 giorni fa che cosa arriva in Italia. Immortali entro il 2045, la previsione shock del futurista Cordeiro. Scoprono questa novità adesso, dopo 5 anni. Beh, diciamo che ho avuto fiuto, oppure meglio, la provvidenza mi ha fatto capire, mi ha dato un'indicazione precisa. In realtà è da un po'. Anzi, il problema, sapete, è peggiore perché ci sono governi, stati e privati che stanno investendo miliardi, non milioni. Ascoltate. Persino i governi si stanno accorgendo che questa è una possibilità concreta e qualcosa di positivo. E soggetti privati e imprenditori, per esempio l'uomo più ricco del mondo, Jeff Bezos di Amazon, ha creato una società con altri miliardari che si chiama Altos Labs, Altos Laboratories, dove hanno iniziato investendo 3 miliardi di dollari negli Stati Uniti per gli studi sul ringiovanimento biologico. Insomma, imprese, individui e persino alcuni governi si stanno accorgendo che questa è una possibilità reale. E non stiamo parlando di secoli, stiamo parlando di decadi o addirittura di anni, perché c'è un investimento immenso di gente, ripeto, come Jeff Bezos, l'uomo più ricco del mondo, con
con un patrimonio di 300 miliardi, che si è reso conto che non serve a nulla essere l'uomo più ricco del cimitero. E siamo molto vicini all'obiettivo di invertire l'invecchiamento. Per questo Bezos sta investendo l'1% del suo patrimonio, ossia 3 miliardi di dollari, che non è molto per lui, ma è moltissimo per la ricerca in questo ambito. E ripeto, si stanno coinvolgendo governi, imprese, fondazioni. Il governo dell'Arabia Saudita l'anno scorso ha creato una fondazione che si chiama Evolution Foundation, Evoluzione e Fondazione, e sta investendo 1 miliardo di dollari all'anno nella ricerca per il ringiovanimento. Una ricerca che coinvolge differenti culture. Anche gli arabi si sono resi conto che tutto ciò è reale e che nemmeno loro hanno intenzione di morire. Questo accade in tutto il mondo, in Giappone, in Cina, in Europa, nei paesi arabi, negli Stati Uniti, in tutto il mondo. Cominciano a rendersi conto che questo è reale e molto vicino. Stiamo vivendo a cavallo dell'ultima generazione mortale e della prima generazione immortale. Ora, ma ha senso l'esistenza umana senza un termine? Ora, guardate, questa non è una domanda banale, oziosa, no, è la domanda delle domande. Tutta la filosofia, pensiero dell'uomo, ruota attorno a questa cosa. C'è stato uno dei grandi filosofi del secolo scorso, Martin Heidegger, tedesco, che ha dedicato proprio a questa cosa parte della sua speculazione. Lui diceva: una delle caratteristiche dell'essere umano è la temporalità. Non solo vivere immersi nel tempo esteriore, ma vivere con il tempo. Essere un sein zum Tode, un essere per la morte. La consapevolezza di essere un essere per la morte mi rende unico. La morte mi dà senso. Se io elimino la morte, elimino il senso all'essere, ossia disumanizzo. E questa cosa qui io l'ho capita bene, perché ho avuto non soltanto la grazia, il privilegio di conoscere personalmente, ma di avere come guida spirituale, io l'ho avuto anche come professore, Monsignor Luigi Giussani, il fondatore del Movimento di Comunione e Liberazione, raccontava sempre un episodio, lui insegnava, di un funerale, il funerale di un suo collega che insegnava greco latino, professore, un episodio che gli è accaduto appunto durante quell'evento. E lo raccontava così: la morte è il problema dell'umanità. Conservo tra i ricordi di quando insegnavo al liceo la memoria della tragica scomparsa di un professore di latino e greco. Morì improvvisamente mentre si trovava in cattedra. Ai funerali ero un po' in disparte mentre caricavano il feretro. Mi sono voltato e ho visto vicino a me un professore di filosofia noto nella scuola come ateo. Il suo viso era tesissimo e io, certo, senza vedermene, mi sarò attardato una frazione di secondo in più ad osservarlo. Allora, forse si è sentito interrogato e ha esclamato: la morte è il fatto che sta all'origine di tutta la filosofia. Che la morte è l'origine di tutte le filosofie significa che questo problema è l'origine di ogni vero pensiero, di ogni sincera preoccupazione e di ogni sentimento umano. È ciò che connota tutta l'umanità. Non c'è umanità che non sia segnata da questa drammatica ferita. Da lì si concepiscono i rapporti tra oggi e domani, cioè il destino. Che cos'è il domani che potrebbe non arrivare? Se potrebbe non arrivare domani, allora non ha alcun valore reale nemmeno oggi. Il valore dell'oggi è legato a domani, il domani a dopodomani, e il filo si tende per non perdersi, ma per dipanarsi lungo il cammino verso l'orizzonte dove splende il sole. Il sole splende sull'ultimo orizzonte e oltre esso. E guardate che la profondità di queste riflessioni, come banalizzano la questione i transumanisti. Che cambiamento profondo determina questa fine della morte rispetto alla nostra concezione della vita? Come cambierà la nostra vita considerando che non avremo più una fine biologica? La nostra vita perderà di senso? Per molti filosofi, molti pensatori, l'esistenza umana ha significato proprio per la sua caducità, per la consapevolezza che è destinata a finire e che pertanto
tempo deve essere vissuta sforzandosi di dare ad essa un senso. Lei pensa che questo cambierà con il concetto della morte con il concetto che non sarà più l'idea della morte a condizionare le nostre azioni e i nostri obiettivi della vita? Beh, siccome io sono molto ironico, voglio iniziare con una battuta. Le persone che davvero pensano che la morte dia un significato alla propria vita, che muoiono pure, non c'è nessun obbligo. Il fatto di vivere indefinitamente giovani non è obbligatorio. E coloro che dicono che devono morire, bene, che muoiono pure. Io penso che la vita sia la cosa più bella che esista e pertanto dobbiamo vivere, soprattutto se possiamo vivere giovani e in condizioni prospere, con maggiori possibilità. Di fatto l'obiettivo è bloccare l'invecchiamento, invertire l'invecchiamento biologico e che possiamo conservare molte delle caratteristiche della gioventù o persino dell'infanzia. Tutti sanno come i bambini vogliono sapere, vogliono imparare, vogliono creare, vogliono scoprire, passano tutto il tempo domandandosi perché, perché. Immaginiamo se potessimo mantenere questo atteggiamento tutta la vita, un'eternità col desiderio di sapere, di scoprire, creare, fare cose, sarebbe meraviglioso, oltre al fatto che il primo seno dell'umanità, condiviso da tutte le culture, compreso le religioni che cercano l'immortalità. Immaginiamo se potessimo ottenerla ora, qui, sulla Terra. In più, io la considero la causa più nobile che esista. Nulla è più nobile di questo. L'esempio si trova nel concetto di diritto umano. Se prendiamo la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, possiamo vedere che il primo diritto è proprio il diritto alla vita. Io direi che dovrebbe essere anche il secondo e il terzo diritto, perché se non c'è vita, non ci può essere nessun diritto. Non c'è diritto che valga senza vita, ed è il diritto alla vita di tutti, non solo dei giovani, ma anche degli anziani, soprattutto se possiamo ringiovanirli. Questa è la causa più nobile che esiste al mondo, ed è destinata a essere il paradigma più grande dell'umanità. Vivere indefinitamente con capacità di creare, di pensare, di esplorare altri pianeti, perché anche quest'ultima cosa sarà possibile. Noi nasciamo e cresciamo in questo piccolo pianeta, ma l'universo è immenso e sconosciuto. Ci sono tante cose da apprendere, da conoscere, da vivere, per avere una quantità infinita di esperienze e così via. Tutto ciò sta solo cominciando e con un passo accelerato ed esponenziale. A me piace ricordare che nei prossimi 20 anni ci saranno più innovazioni tecnologiche che negli ultimi 2000 anni. Ripeto, nelle prossime 2 decadi ci saranno più scoperte tecnologiche che negli ultimi 2 millenni. La storia sta solo cominciando. Questo è l'inizio del futuro. Ciò che ci attende è davvero meraviglioso. Io penso che viviamo in un tempo magico. Questo è il miglior tempo per essere vivi e per restare vivi. Perché se ci manteniamo in buone condizioni di salute, tra alcuni anni possiamo ringiovanire per rivivere tutto il tempo che vogliamo, sani in un mondo di abbondanza e opportunità per tutti quelli che lo desiderano. E chi non vuole, muore pure. Ma che ottimismo! Ma terribile, Pensate che adesso sta questo personaggio sta spopolando in Italia, ma quando l'ho presentato io non lo conoscevo nessuno. I video che avete visti li ho dovuti tradurre io e sono stati doppiati da un amico sacerdote, Don Luca Ruggeri, che ha una voce molto radiofonica, molto bravo. Però adesso la gente è contenta. Andiamo avanti. Abbiamo visto la longevità, adesso guardiamo l'intelligenza. Come si fa ad essere super intelligenti? Anche qui torna in auge il nostro amico, sempre attraverso la cibernetica e la biotecnologia. Cominciamo dalla cibernetica. E dicevo, torna il nostro amico, qui possiamo farlo con per esempio gli impianti del cervello. Il nostro amico Elon Musk, sapete che con la sua società Neuralink a gennaio ha sperimentato il primo microchip nel cervello di nuovo. Pensate che a dicembre, quando io ho iniziato a fare queste conferenze, non avevo avuto ancora nessuna autorizzazione. Poi gli hanno dato autorizzazione a farlo sugli animali.
scrivo a dicembre, e poi a gennaio subito è arrivata quella sugli uomini. E appunto, primo impianto cerebrale un uomo, maschio, lì, svolta sconvolgente. Ma questa cosa che appare abbia funzionato ha cominciato a creare già qualche primo problema etico, giuridico. Una follia oppure il futuro della medicina? Difficile dirlo oggi. L'unica cosa che si sa è quanto annunciato via X, l'ex Twitter, da Elon Musk, ovvero che domenica è stato eseguito il primo impianto di un chip wireless della Neuralink, azienda statunitense di neurotecnologie fondata dallo stesso Musk, in un essere umano. Il paziente, dice sempre il miliardario, si sta riprendendo bene. L'obiettivo dell'azienda di Musk è connettere il cervello umano ai computer e aiutare così le persone in condizioni neurologiche difficili. In altre parole, il chip dovrebbe permettere a un essere umano di comandare un computer solo attraverso il pensiero e di compiere così delle azioni. L'intenzione, dice Elon Musk, è di permettere di camminare di nuovo a pazienti paralizzati, ma anche di restituire la vista ai ciechi e addirittura di curare malattie psichiatriche come la depressione. Tuttavia, la questione apre non pochi fronti e dubbi nel campo della bioetica, dell'etica e del diritto. Far camminare gli stolpi, ridare la vista ai ciechi, vi ricorda qualcuno? Comunque, questa cosa ha funzionato, ma già si è posto un primo problema. Sapete che non esiste un dispositivo elettronico, per esempio, che non sia hackerabile. Infatti, chip nel cervello, rischio hacker. No, non ridete che è un problema serio. La capacità è... ci sono problemi sulla riservatezza individuale e soprattutto, attenzione, sul controllo e la manipolazione del pensiero. Considerate che tutte queste innovazioni, anche internet, è nato sempre in campo militare. E infatti, se voi guardate i recenti conflitti, quello che sta succedendo in Russia, praticamente l'arma più potente è questa del disturbo. Ci sono, eccole qua, attacchi non convenzionali. Ci sono le armi acustiche, utilizzano suoni a alta intensità per disorientare, i jammer elettromagnetici che bloccano segnali e comunicazioni, le armi a microonde dirette che inducono effetti nocivi tramite radiazioni ad alta frequenza, soprattutto le EMP, le armi a impulsi elettromagnetici che danneggiano gli equipaggiamenti elettronici con appunto impulsi di energia elettronica, i chip. È una roba un po' pericolosina. Secondo voi questa cosa è pericolosa? Sì. Siete una rarissima, rarissima minoranza. Perché la stragrande maggioranza della gente invece pensa che, partendo dal caso di questo Nolan Horbo, che appunto è stato il primo paziente dove è stato impiantato un microchip, notizia che è stata data così peraltro. Adesso lui, questo qui, praticamente può muovere il mouse col pensiero e può giocare a scacchi. Siete cinici e cattivi, volete impedire a un povero paraplegico di giocare a scacchi. Ma io mi chiedo, chi è questo personaggio? È un personaggio strano. Piace a tutti, è amico di tutti. Piace al Papa, piace a tutti i politici di sinistra, di destra, piace a Macron, Macron è innamorato di Musk. Piace ad Obama, è molto amico di Obama, ma non è una questione di democratici, piace tantissimo anche a Trump, è molto amico di Trump, anche ai repubblicani. Piace al presidente cinese, quando è andato a trovarlo si è tagliato i capelli proprio alla Cina.
sapere lui, eh? Conferma che, che c'è un problema. Allora si è rivelato. Stavamo dicendo, appunto, piace un po' a tutti, piace persino al presidente turco, piace agli arabi, proprio, e piace anche a quel terrorista sionista di Netanyahu, cioè, e piace anche a tutti. Ma chi è questo? Quest'uomo che promette di far vedere i ciechi, di far camminare gli storpi, amico di tutti, a me poco poco ricorda un pochettino l'anticristo di solito, è una suggestione personale, non è che sia lui, ma insomma. Ora abbiamo visto come si può essere super intelligenti con un bel microchip nel cervello e poi anche con la biotecnologia, qui sempre attraverso l'ingegneria genetica si è scoperto che col gene puoi modificare tutto. Poi abbiamo il benessere, togliere la malattia, la sofferenza, essere tutti perfetti, giovani, sani, senza... E anche qui si è scoperto, sempre tramite cibernetica e biotecnologia. Cibernetica come? Beh, sei depresso? Non ti piace questo mondo? Hai questa malattia terribile? Entra nel metaverso. Fatti una realtà a tua immagine e somiglianza, bellissimo, un mondo splendido, e vivi in questa dimensione. Oppure, con la biotecnologia, ormai sempre l'ingegneria genetica, sappiamo che ci sono malattie appunto genetiche, andiamo a modificare e correggere il DNA e tutto è risolto. A voi pare che questa cosa qui sia moderna? No. Moderna, cioè, scienza, è moderna, vero? No, è antichissima. Antichissima, ha 2000 anni. È la reincarnazione di un'antica eresia, lo gnosticismo, un'eresia dei primi secoli. Gli gnostici avevano tre idee importanti, fondamentali. Intanto l'idea che attraverso la gnosis, la conoscenza, che dà il nome appunto a questa eresia, l'uomo potesse salvarsi. E questo accostamento tra gli gnostici e i transumanisti lo spiega molto bene, questo primo accostamento lo spiega molto bene il professor Francisco Torralba, che io stimo molto, e ascoltate cosa dice. Che salva conocer? Los que conocen se salvarán. Los que sepan se salvarán. Los que dominen los objetos biotecnológicos, los que dominen los algoritmos, los que conozcan a fondo las producciones que los humanos biotecnológicamente, informacionalmente hacemos, se salvarán. Es decir, se salvarán de la finitud, de la muerte, de la precariedad, del fracaso, de la impotencia, de la decrepitud. Se van a salvar gracias al conocimiento. La conoscenza. Poi gli gnostici avevano un'altra seconda idea, ossia avevano un disprezzo assoluto per il creato. Loro pensavano che il creato fosse un errore di un demiurgo, di un dio minore, che ha fatto uno sbaglio, imperfetto, no? E che quindi non bisognava vivere in questa realtà, ma nel pleroma spirituale, un'altra realtà meravigliosa che ti vuoi creare. Praticamente una realtà molto più bella, perfetta, che si opponesse alla realtà fatta di sofferenza, dolore, patimento, malattia, persino morte. E spiega ancora una volta Torralba questo accostamento. Una comprensione della realtà come errore, errore che tiene che essere subsanato. Nel gnosticismo la creazione non è un'opera bella, bonita, deseada por Dios. Es un error. Es una chapuza, un error. Que un demiurgo, que era un dios menor, ha creado y que ahora de algún modo tenemos que salir de este atolladero. Gracias al conocimiento
gracias al desarrollo exponencial de la tecnología. Esto es neognosticismo tecnocratico. Neognosticismo tecnocratico. E infatti, poi c'è un altro aspetto. Gli gnostici avevano un disprezzo assoluto, totale, per la carne, il corpo, biologico. Infatti sostenevano che l'uomo era soltanto conoscenza. E guardate un po' che coincidenza, è esattamente quello che hanno in mente i... Eccolo qua, i... Una com- il desprezio alla carne. Eccolo qua. Cioè, bisogna smaterializzarsi. E anche su questo Torralba è chiaro. Il desprezio alla carne. Sarx. Il desprezio alla materialità. En los evangelios gnósticos que tenemos traducidos, incluso en lengua catalana, la cuestión es liberarse de la cárcel del cuerpo. El sarx como sema, o el soma como sema del alma. Lo que hay que liberar es la psique que ha quedado atrapada en esa corporidad y en ese cuerpo que tiene todo tipo de carencias y necesidades. Un cuerpo que suda, un cuerpo que se cansa, que tiene que dormir, que tiene que sentarse, que tiene que ducharse, que a medida que va haciéndose mayor empieza a experimentar dolores, y si no escuchen la conversación de dos ancianos en un parque de Madrid, ¿no? Si no fuera por la espalda, si no fuera por la artrosis. Es nuestra condición. Pues no. El gnosticismo tiene un combate a muerte contra el cuerpo y especialmente contra las sarx. Y en eso hay una conexión profunda. Si pudiéramos liberarnos del cuerpo orgánico y seguir en cuerpos de silicio, o simplemente en el pléroma espiritual donde ya no habría cuerpo. El metaverso, el pléroma espiritual donde no c'è più corpo. Siempre a propósito de eresie, in realtà è anche la riedizione di un'altra eresia, un'altra antica eresia, il pelagianesimo. Pelagio era un tizio, siamo sempre ai primi secoli, che era giunto alla conclusione che l'uomo può salvarsi da solo, non ha bisogno di un intervento trascendente o di fede, no? E da questo punto di vista, ancora una volta Giussani ci spiega bene. L'uomo non potrebbe essere se stesso se Dio non fosse venuto, se non fosse diventato suo compagno e gli avesse chiarito il cammino, sostenendolo nel cammino, perdonandogli tutte le volte che sbaglia. Uno che non capisce questo non è cristiano, è pagano. Si chiama con parola esatta laicista e con parola teologica pelagiano. Il pelagianesimo è l'eresia propria del tempo di oggi. È quella concezione per cui l'uomo a determinate condizioni, con determinato impegno, può farcela realizzare se stesso, a salvarsi. Ma il pelagianesimo insieme al gnosticismo rappresenta la riduzione, il tradimento del messaggio cristiano. Anche qui, guardate cosa dice Torralba. Il transumanismo, además de gnosticismo y además de milenarismo, es un pelagianismo, cientista y tecnocrático. Y esto nos remite a Pelagio, y nos remite al pelagianismo, que fue objeto de enormes discusiones y enormes reflexiones en textos de San Agustín y posteriormente de grandes padres de la Iglesia, especialmente del medievo escolástico. Yo solo me salvo. O simplemente tenemos capacidad para alcanzar el conocimiento de las realidades divinas sin necesidad de la revelación o sin necesidad de la fe. De nuevo, es una comprensión extraordinariamente optimista respecto a las capacidades del ser humano. Extraordinariamente, digamos, renacentista, ¿no? Lo puedes todo. Aquello de Pico de la Mirandola, ¿no? En el discurso de la dignidad del hombre, que se cita generalmente como un precedente del transhumanismo, ¿no? Tú serás lo que quieras ser. ¿Puedes embrutecerte y descender un eslabón y bajar al plano del Brutus? Pero puedes
elevarte al plano del ángelus, dependerá de ti. No tienes un lugar fijo en la escalera de la creación o, como dice Jaume Bofill, en la escala de los seres. Tú decidirás, porque tienes las posibilidades para elevarte al plano angelical o tienes también las posibilidades de descender a lo brutal. Claro, esta es una comprensión extraordinariamente positiva y optimista del ser humano. ¿Dónde está la herida? ¿Dónde está la condición pecaminosa? ¿Dónde está la finitud o la limitación aquí? Tú serás lo que quieras. Y puedes alterar, significar, modificar tu identidad como quieras, donde quieras. Es esa identidad plástica que no es pétrea, sino se parece más a la identidad de Bauman, ¿no? Líquida o incluso gaseosa, ¿no? Que no pétrea, ¿no? Porque tú le puedes dar la forma, como el barro cuando no está seco, que tú quieras. Tú te conviertes en el demiurgo de ti mismo, en el artífice de ti mismo, que es lo que está expresado en el discurso de la dignidad del hombre, de Pico de la Mirandola, y que se cita como un de texto inspirador de esta ideología aparentemente nueva. Así sapete, questo testo qua, di Pico della Mirandola, è l'inizio del declino dell'idea del modernismo. Avete sentito? Lui già diceva che l'identità è liquida, anzi gassosa, può essere quello che vuoi, uomo, donna, il gender comincia con Pico della Mirandola. Ora, vedete però com'è importante imparare la filosofia, la teologia, la storia della Chiesa e le eresie. Vedete, questo bisogna spiegarlo ai ragazzi a scuola, ma anche in seminari. Non è nozionismo che uno deve apprendere per superare gli esami. No, no, no. È la chiave per capire il presente e soprattutto il futuro. Però purtroppo a scuola non si spiega perché bisogna studiare. A proposito sempre di storia, di eresie, di filosofia, di teologia, c'è un'altra eresia. Il mineralismo di Gioacchino da Fiore. Qui siamo nel 1200, questo tizio, tenti bene, eretico, aveva una visione della storia, dell'umanità, tripartita, tre fasi. Cioè, secondo lui c'era l'età del padre, che corrispondeva al vecchio Antico Testamento, l'età del figlio che corrispondeva al Nuovo Testamento, e l'età dello Spirito Santo, dove attraverso l'incontro con Cristo la felicità piena si sarebbe realizzata in questa terra. Quindi da qui l'eresia. E i transumanisti hanno una identica visione tripartita dell'umanità. L'età del padre del Vecchio Testamento corrisponde all'uomo biologico. L'età del figlio, la seconda fase, la seconda tappa, corrisponde al transumanesimo, noi siamo in transito dalla prima alla seconda, e l'età dello Spirito Santo, cioè della realizzazione piena sulla terra, è il postumanesimo, quando tutte quelle cose che avete visto prima si realizzeranno. Ora, tutto bello, ma ci sono delle domande senza risposta. Cominciamo dalla prima. Beh, intanto questa è una teoria basata sull'idea che la scienza abbia sempre un progresso positivo, ma la storia ha dimostrato che non è proprio così. La scienza può avere anche altri effetti, che devastanti al punto che possono mettere a repentaglio lo stesso pianeta. Perché si presuppone che sia desiderabile vivere per sempre, indefinitamente? Anche qui si può scegliere di non vivere indefinitamente? Beh, da questo punto di vista, io ho fatto un incontro a Lugano con un carissimo fraterno amico, il dottor Paolo Gurisano, con cui abbiamo scritto anche un libro, Cari per legge. È stato fatto il 9 novembre del 23, e lui è un massimo esperto di Tolkien a livello internazionale, no? Ha spiegato, ora lo vedrete, che esiste un personaggio nella saga del Signore degli Anelli, Arwen, che è un elfo, un
una donna che è eterna, immortale, che si innamora di un mortale, Aragorn. E guardate come, partendo da questo episodio del Signore degli Anelli, spiega molto bene Gulisano perché si può anche scegliere di non vivere per sempre. Il sacrificio di Arwen, che rinuncia all'immortalità, e scusate se poco, che è quello che vogliono, che sognano disperatamente i transumanisti. Allora, lei è un elfo, quindi è immortale, e non solo immortale, ma l'elfo rimane sempre giovane, sempre uguale a se stesso, anche qua sogna i transumanisti, non invecchiare, non deteriorarsi, eccetera, eccetera. Medusa, anche qua sembra, non è funzionale la storia, anche qua è un gesto puramente gratuito, mentre il sacrificio di Gandalf è per permettere alla compagnia di salvarsi, eccetera, eccetera, qui lei deliberatamente rinuncia all'immortalità, oggi pazza, ma come? Sei immortale. E perché lo fa? Prima vi dicevo, l'eroismo non per una rinuncia, non per un di meno, ma per un di più. Perché Arwen rinuncia all'immortalità perché ama Aragorn, ed è un uomo mortale Aragorn. E quindi Aragorn invecchierebbe, ingrigirebbe, morirebbe, mentre lei rimarrebbe sempre giovane, bella, uguale a se stessa. Sarebbe un amore vero. No, perché l'amore vero è un amore che vuol dire invecchiare insieme, infliggere insieme, morire anche insieme. Quindi Arwen rinuncia all'immortalità per un di più, per vivere un amore inscritto nel tempo e nello spazio, un amore vero, autentico, e quindi sceglie il di più, sceglie il meglio. E questo è lo scacco matto ai signori transumanisti. Il doppio applauso. Comunque questo format andrebbe replicato perché è molto efficace. Però state attenti, perché vivere indefinitivamente in questa terra non vuol dire vivere eternamente. I greci, che erano uomini, gli antichi greci, molto intelligenti, riflessivi, usavano quattro termini, quattro parole diverse per esprimere il concetto di tempo, che noi è una parola sola. Per loro, il tempo secondo me era cronos, cioè il tempo in maniera quantitativa, lo scorrere dei secondi, i minuti, le ore, i mesi, quello che noi chiamiamo, il termine cronologico deriva da quello. Poi avevano il kairos, cioè il tempo del momento giusto e opportuno in cui qualcosa di speciale accade, come un treno che passa nella vita se non lo prendi. Poi avevano il termine eniautos, che vuol dire il tempo come anno, come sequenza delle stagioni, la primavera, l'autunno, l'estate, l'inverno. E poi avevano il termine aion, tempo come eternità. E anche qui, vedete, vivere indefinitamente su questa terra non significa vivere eternamente. Ce lo spiega ancora una volta Torralba molto, 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 molto bene. La promessa di vivere indefinitamente in este mondo è molto distinta dalla promessa di un'eternità. Aunque pensamos que es lo mismo, es muy distinto, porque en la eternidad no hay tiempo, ni reloj, ni calendario. No es un cronos indefinido, es precisamente la ausencia de tiempo, es la plenitud. Y eso ni siquiera el transhumanismo radical lo promete. Lo que promete es que podrás elegir no morir, pero eso no es eternidad, eso es continuidad del tiempo. Que por otro lado ya Jorge Luis Borges en uno de los cuentos dice: esta hipótesis me genera más temor y temblor, parecido con Kierkegaard, que plenitud, satisfacción y deseo. Permanecer aquí indefinidamente. Lo que quiero es una plenitud que no me da este mundo. Una pienezza que este mundo no puede dar. Sarebbe un cronos indefinito, un calendario, ci sarebbe sempre calendario. Vivere qui indefinitamente. Pensare di vivere qui eternamente con mia suocera. (Ride)
Ora, altra domanda, ma la perfezione fisica e la felicità sono direttamente relazionate? Io vi posso dire per esperienza personale, a 63 anni, che non è così. Io ho conosciuto e conosco persone, tra virgolette, imperfette, ma perfettamente felici, e persone perfette, perfettamente disperate, depresse. Non esiste una correlazione tra la salute fisica e la felicità. C'è qualcosa di più, probabilmente. Altra domanda, ma noi abbiamo l'obbligo morale di migliorare l'umanità oppure espandere questo limite biologico? E che cosa significa migliorare? Solo qualcosa di biologico o anche qualcos'altro di integrale? E vedete, qui torniamo alla visione ideologica del transumanismo. Che cosa fanno questi? Prendono un elemento, quello biologico, che esiste, non è una menzogna, ma lo assolutizzano e dimenticano tutti gli altri, perché noi siamo fatti non soltanto di pura biologia. Già sempre quei famosi antichi greci che usavano quattro parole per definire il tempo lo avevano capito, pensate a Platone, la psiche, l'anima e il corpo, ma noi abbiamo avuto un elemento in più che nasce dalla tradizione giudaico-cristiana, ce lo dice San Paolo, una lettera ai Tessalonicesi, dice noi siamo composti di pneuma, che vuol dire spirito, psiche, che vuol dire anima, soma, che vuol dire corpo, che sono i tre concetti aramaici del ruach, che è lo spirito, napsh, che è l'anima, e peder, che è il corpo. Prendere uno di questi tre elementi, assolutizzarlo e negare gli altri due, è un'operazione di logica. Specularmente l'errore si può fare dall'altra parte. Prendo lo spirito, lo assolutizzo e elimino il corpo e l'anima. Chi stabilisce i limiti di questi miglioramenti biotecnologici? Gli scienziati o lo Stato? E qui corriamo dritti, verso quello che si chiama rischio tecnocratico, la tecnocrazia. E forse un assaggio l'abbiamo avuto negli ultimi tempi. Poi c'è un altro aspetto. Mentre vivono umani e postumani, chi stabilisce i limiti dei diritti fra questi qui? Anche perché c'è un problema, una domanda che forse qualcuno di voi si è posto. Ma se ha ragione il professor Cordero, e qui viviamo tutti per sempre e ci moltiplichiamo, c'è il problema di sovrappopolazione mondiale, non vogliono ridurre, dove sta? Cioè, qualcosa non quadra o no? Allora, molto semplice la risposta, sapete, al di là del grande dubbio. Perché? No, perché attenti, se anche tutto quello che abbiamo visto finora si realizza domani mattina, tutto, metaverso, almeno tutto, e voi pensate che questa cosa sarà a disposizione anche dell'ultimo negretto del villaggio sperduto dell'Africa? Questa roba costa. E allora forse l'idea è che ci sarà una casta di mortali sani che se lo possono permettere e poi una massa di disgraziati che devono morire. Anzi, prima si levano le scatole e meglio è. Ora vedete, e chiudiamo, questa in realtà, questa cosa nasce da un'esigenza giusta, cioè è scritto nel cuore dell'uomo, di qualunque uomo, di qualunque latitudine, di qualunque periodo storico, proprio fa parte ontologicamente dell'essere umano, il desiderio di felicità, di verità, di bellezza, di eternità. Questo è giusto, è la domanda, è la risposta a questa domanda dei transumanisti che è sbagliata. Non è la ricerca di felicità, ma è la risposta. E chiudo con una citazione sempre di Giussani,
a questo riguardo, per capire bene qual è il vero problema. La felicità è la realizzazione totale e intera di ciò cui aspiriamo, di ciò che desideriamo. È il compito del desiderio che definisce la dinamica del nostro cuore. È l'adempimento dell'esigenza di verità, di giustizia, di bellezza, di amore. Questo compimento è qualcosa che sta all'orizzonte e tu cammini verso di esso. È come una strada. La meta di una strada è raggiunta quando la strada finisce. Ciò per cui la strada è fatta comincia là, dove la strada finisce. Questo è il significato della morte come supremo atto della vita. Una teoria o un sentimento dell'uomo che non tiene presente questo inganna e tradisce l'uomo. La felicità sta all'orizzonte. La vita è un camminare verso quell'orizzonte. La felicità piena non è una realtà che si riveli nel presente. È la grande promessa del futuro. È il destino. Grazie. Domande, interpellanze, chiarimenti, osservazioni. Gianfranco? Sì. Siamo tutti un po' atterriti da questa situazione che ci hai prospettato stasera. Però abbiamo dato a ciascuno dei tecnologici foglietti di carta su cui scrivere le loro domande. Direi che se c'è qualche domanda già io do la parola. Ecco, vedo di là. Non so se hai formato una domanda. Allora, è anche in carta, no? Volevo chiedere se l'uso del metaverso a scuola è soggetto a consenso genitoriale. A parte il fatto che ho scoperto che a Milano c'è un liceo che lo sta usando, il problema è che il 99,9% periodico dei genitori è entusiasta. Il problema è che è proprio attraverso la scuola, il mondo del lavoro, la sanità, che si sta sdoganando il concetto, per arrivare poi tutti alla scena dell'aeroplano. Io mi ricordo, ma sapete, appunto, avendo l'età che ho, io mi ricordo quando sono arrivati i primi telefonini che erano in macchina, delle scatole immense che si andava con la valigetta, che erano uno strumento che utilizzavano soltanto, non so, imprenditori, personaggi. Chi avrebbe mai pensato che saremmo finiti così? Tutti con questa roba in tasca. Temo che il visore farà la stessa fine. Per cui, ora, mentre per quanto riguarda la nomofobia, cioè questa dipendenza dagli smartphone, ormai temo che sia troppo tardi. Difficile intervenire. Qui forse abbiamo ancora qualche anno di tempo per cominciare ad aprire gli occhi e far aprire gli occhi. Bisogna vedere il mostro che c'è dietro la maschera, altrimenti non riusciamo neanche a percepire il pericolo. Certo fa paura, ma devi avere il coraggio di affrontare
il vero volto del mostro. Sì. Lei. Ce l'hai adesso. Buonasera. Mia non è proprio una domanda, è una riflessione che mi è venuta guardando questo che lei ha detto, che nel senso che l'inganno è proprio molto sottile, perché è allettante quello che è stato detto da, adesso non mi ricordo come si chiama, Romeo, quel sì. E quindi nel senso l'inganno è molto sottile tra quello che è la realtà e quello che ti, cioè può portare all'inganno, mi è venuta questa riflessione che è molto sottile, non so come spiegare quello che... Ma il peccato è sempre allettante, se posso dire. È affascinante, è molto affascinante, sì. Quindi può creare un inganno anche chi magari sostiene di difendere la verità, ecco, in quel senso. È pericoloso. È pericoloso perché comunque... utilizza sempre gli stessi metodi utilizzati, per cui vedete, il male non si presenta mai col sole rotto, perché sarebbe orribile, tu lo riconosceresti subito, ha sempre la maschera di un finto bene, ma due che si amano, c'è sempre qualche cosa, e bisogna guardare oltre la maschera, avere il coraggio di vedere vis-à-vis, perché anche qui, certo, mica ti dicono che l'obiettivo è di creare dei super uomini in cui ti metteranno anche a te il cervello per parificare la tua memoria alla memoria potenziata di tutti gli altri, per controllarti, spegnerti, alterarti, vedere cosa pensi, mica te lo dicono. Ti dicono che intanto l'hanno fatto perché un povero paraplegico comincia si comincia sempre con una prospettiva di bene. E poi dietro, ecco perché la questione è essere intelligenti nel senso etimologico del termine, avintus leggere, cioè leggere al di là e capire che non si tratta semplicemente di far giocare a scacchi un povero paraplegico, non è quello il punto. È che se poi, come dice la Cina adesso, vogliono utilizzare questa cosa per creare dei superuomini, certo, perché tu con un affare del genere avresti una capacità mnemonica di un computer. Potresti probabilmente vedere chissà quanti possono creare un superuomo. Per qualcuno è un bene dell'umanità. Però ci sono dei risvolti che chi ha a cuore poco a poco la dignità dell'uomo, soprattutto la libertà, e beh, insomma, forse qualche problema è vero. Buonasera. Può darsi che la mia domanda non sia attinente, però mi è venuta in mente quando lei ci ha fatto, quando si è parlato appunto di questa eterna giovinezza, diventare anche più giovani, ci può essere di mezzo anche la pratica dell'adrenocronos? Ci può essere tutto, ma io... Una volta ero, magari riuscivo ad essere anche più scettico, più, ma dopo quello che è accaduto l'8 marzo del 2020 può accadere di tutto. Non sono più in grado di dire questa cosa non accadrà mai, perché se nel 2019 mi avrebbero chiuso in casa, messo un bavaglio, eliminata la messa di Natale, di Pasqua, io avrei detto che chi me lo diceva era da TSO, da ricordo, è accaduto. Quindi non, se domani mi dicessero che sono sbarcati i marziani, una volta ridevo, adesso non lo so, può accadere di tutto. Ma questi potenti appunto? Chi sono? No. Che bella domanda. Beh, non è una domanda pellegrina, in realtà... Sapete, anche qui, io mi sono interrogato molto su questo e mi sono anche interrogato sul fatto che uno dei più grandi intellettuali, o forse uno degli ultimi veri intellettuali italiani,
morto negli anni 70, uno moralmente indifendibile, ma oggettivamente era Pierpaolo Pasolini. Beh, lui aveva profetizzato che sarebbe arrivata una dittatura, la peggiore dittatura della storia dell'umanità, peggio del nazismo, peggio del comunismo, peggio, e tu dici, esagerato. E lui lo giustificava, spiegava, sì, sì, è peggio, per due ragioni. Primo, perché sarà una dittatura, un regime totalitario trasversale, transnazionale, globale, mondiale. Non sarà identificato da una nazione, la Germania, la Russia, la Cina, la Cambogia. No? E poi, diceva, secondo elemento, il dittatore non avrà volto. Hitler, tu lo vedevi. Stalin, lo vedevi. Mao, lo vedevi. Pol Pot, lo vedevi. Volendo, potevi anche organizzare un attentato, uccidevi il tiranno. Ma se noi stasera decidessimo di, appunto, fare un attentato al dittatore, questa dittatura, il pensiero unico, l'ordine, blablabla, chi dovremmo uccidere? Soros, Bill Gates, Zuckerberg, Musk, tutti quelli della Trilateral Commission, quelli del Bilderberg Group, l'OMS, l'ONU, Rockefeller Foundation, attenzione, no, perché? Semplicemente perché queste sono marionette, sono burattini. Il problema vero è chi è il burattinaio che tira i fili. Allora, ma Giovanni, siamo sempre nel piano del razionale. Allora, fatemi questa domanda. Quando noi oggi vediamo delle cose che accadono e diciamo, tu guarda, questa cosa qui è il risultato di un processo iniziato 100, 200, 300 quelle francese, la massoneria, quello che volete voi, no? Ti pongo la domanda, ma anche l'uomo più cattivo di questo mondo vorrebbe lucrare nella sua esistenza la cattiveria? Chi è che fa progetti a 100, 200, 500 anni, cioè che vive nella dimensione dell'eternità e non ha voto? Fatemi la domanda e datemi la risposta. Buonasera innanzitutto, la ringrazio delle suggestioni che ci ha fornite in quanto ci danno una visione complessiva estremamente, oltre che variegata, efficace dal punto di vista della riflessione. Mi viene di partire da un paradosso. Abbiamo terminato questa serie di, diciamo così, di esposizioni con il tema del desiderio. Il paradosso è, ma non è che i signori, questi giusto appunto irriducibili personaggi che tendono e vogliono imprigionare l'umanità, se non addirittura annullarla, coltivano un loro desiderio. E allora qual è l'elemento di discrimine? Che cosa stabilisce effettivamente tra il desiderio, le dico nostro, mio, rispetto a loro, che sia effettivamente più qualificante sotto profilo umano? Mi riferisco in questo proposito a un'altra riflessione. È chiaro che io parto da un presupposto fondamentale, quello di un modello, che è il modello di Gesù Cristo, che per me rimane ovviamente imparagonabile sotto profilo umano e spirituale, per quanto riguarda elementi di raffronto. Però noto che anche questo aspetto viene spesso e volentieri, diciamo così, ridotto ad una visione, uso questo termine tra virgolette, assistenziale. Ed è sul concetto dell'assistenziale che noi stiamo perdendo terreno, in quanto, ecco, questi signori stanno dimostrando che proprio con i loro strumenti il tema dell'assistenziale può essere sostanzialmente risolto utilizzando elementi di tecnologia estremamente sofisticati, di cui noi potremmo anche domani, se non oggi stesso, esserne gli operatori, i servi complici di questo modello. Perché fondamentalmente, qui cito anch'io Pasolini, lui fondamentalmente prendeva come elemento di discrimine
il tema della società dei consumi, dove noi siamo in qualche modo vincolati ad un principio, quello del comodo, inteso come sostanzialmente società dei consumi vista come, adesso mi sfugge il termine corretto, quello del consumo. Quello del consumo, quello di esercitare praticamente un diritto di libertà, almeno così ce l'hanno venduto e così noi lo pratichiamo quotidianamente, di poter soddisfare i nostri bisogni, da quelli più essenziali a quelli ovviamente che generano e alimentano il nostro ego. Allora a questo punto mi viene da chiederle fondamentalmente, qual è il compito individuale nostro secondo lei che ci permette di perseguire effettivamente una strada, uso un termine, alternativa a questo modello e che non sia schiava e serva di questo modello? Sono tre domande in una, tutte e tre interessantissime. Allora, il desiderio è identico, abbiamo detto prima, desiderio di felicità, di verità, di bellezza, di mortalità è lo stesso identico nostro, è la risposta che è sbagliata. E l'ultima citazione, ora l'abbiamo letta un po' in fretta, andrebbe riletta e meditata con molta attenzione, perché è la spiegazione. Deve essere una risposta che sia esauriente della realtà, nella totalità dei suoi fattori, che non sia logica, che non prenda un solo elemento, ma che consideri tutti. E questa risposta la può dare oggi oggettivamente solo il cristianesimo. Una risposta che spieghi anche il dolore, la morte, la sofferenza, che dia una ragione di tutto questo, quindi che non si limiti a rispondere a un solo elemento, in questo caso quello biologico, ma che risponda a tutti in una profondità, che veda e consideri l'essere umano appunto nella totalità dei suoi fattori. Spirito, anima e corpo, non solo biologia. Quindi la differenza è la risposta, che sia o no esauriente. Qui i cristiani hanno una grande responsabilità, perché se questa cosa era scontatissima, evidentissima, per tutto il Medioevo, fino a 300 anni fa, poi è stata messa in discussione, abbiamo visto prima il picco della Mirandola, oggi la situazione è ancora peggio, ma dove sono i cristiani che hanno il coraggio di dire no, guardate che la soluzione c'è da 2000 anni, ha funzionato per 1700 anni, negli ultimi 300 qualcosa è cambiato, ma non siamo migliorati, la società, la civiltà non è migliorata. Anche dando una valutazione oggettiva, freddo, non mi pare che siamo messi abbastanza bene. Se, come io ritengo, siamo comunque proiettati verso l'implosione, ma questa è la mia considerazione di speranza rispetto a tutto quello che abbiamo sentito questa sera. Cosa dobbiamo fare noi? Semplicemente dobbiamo innanzitutto continuare ad opporre la verità alla menzogna, cercare di far aprire gli occhi, ma dovremmo fare esattamente quello che faceva il bambino nel racconto di Anderson, I vestiti nuovi dell'imperatore. Ricordate, gridare il re nudo, prima o poi. La verità prevale, perché guardate, la battaglia tra la menzogna, la guerra tra la menzogna e la verità non la può vincere la menzogna. La menzogna può vincere diverse battaglie, ora sembra che stia vincendo tutte le battaglie, ma non la guerra. Allora, qual è il compito che abbiamo? Perché uno potrebbe partire da una considerazione che io ormai per esperienza personale ho fatto. Vedete, la storia ha dimostrato che non esiste nessun sistema, nessuna visione antropologica, nessuna Weltanschauung, come dicevano i tedeschi, visione che vada contro la natura, contro la ragione, contro l'uomo e contro Dio, che
che non finisca per implodere. È crollato il nazismo, il comunismo, è crollato tutto. Anche questo sistema, soprattutto la prima, sapete, perché c'è un detto famoso, dice, Dio perdona sempre, l'uomo qualche volta, la natura mai. Tutto ciò che va contro natura è inesorabilmente destinato a tornare come un boomerang moltiplicato in maniera esponenziale. Ora, qual è la tentazione? Uno potrebbe dire, beh, allora aspettiamo che tutto imploda. Eh no, primo perché non sappiamo quanto dura, quante generazioni si possono rovinare. Quindi noi abbiamo il dovere di accelerare il processo di implosione, nella certezza che questa roba... No. Puoi giocare con la natura, ma la natura prevarrà sempre. Grazie a Dio. Per cui il compito nostro è quello di continuare ad opporre la verità alla menzogna, gridando che il re è nudo. Abbiate fede in questo, perché prima o poi anche la gente aprirà gli occhi, e poi bisogna anche confidare in qualche intervento soprannaturale. Non è escluso. Io del resto, guardate, parlavamo a tavola. Ormai alla mia età io ne ho viste abbastanza nella vita. E citavo un episodio per dire mai dire mai, mai dire assurdo, mai dire finita, non, è impossibile, cioè, potere troppo grande. No. Era il 1982-83, in quel periodo lì. Quando, io non so se chi ha capelli bianchi sicuramente si ricorderà di un certo Václav Havel, era un dissidente cecoslovacco, un tizio che continuava a gridare re nudo, lo prendevano, lo mettevano in prigione e lo menavano. In questo riusciva, e continuava, il re nudo persisteva. In questo andirivieni dal carcere, no, io avevo 20 anni circa, insomma, alcuni ragazzi, avevamo fatto una manifestazione di solidarietà a questo disgraziato. Beh, io vi posso assicurare che nessun essere dotato di raziocinio avrebbe scommesso un centesimo bucato che quell'uomo lì, arrestato e picchiato in uno dei paesi che aveva un regime totalitario più spietato, 6 anni dopo sarebbe diventato il presidente della Repubblica, di una Repubblica Cecoslovacca Democratica, con il muro di Berlino crollato e l'impero del mare, l'impero sovietico, sciolto in una notte, come leva il sole. Nessuno. E non era un regime che scherzava. Ora lì era le bombe atomiche, ti mandavano in Siberia a congelare, ti picchiavano, morivi. Non scherzava come regime totalitario, si è sciolto in una notte. Quindi mai dire mai, perché questo regime totalitario, questa dittatura che viviamo, certamente beh, no, ancora non ci mettono in galera, non ci mettono nei gulag, nei lager, non ci ammazzano, ma insomma, sono crollati i sistemi ben peggiori di questo. Anche questo è destinato a implodere, soprattutto se poi la pretesa di sostituirsi, essere Dio e andare a sconfiggere persino la morte. Ma il punto è questo, cioè noi abbiamo il dovere di semplicemente fare questo. E guardate, un'altra circostanza di cui parlavamo a tavola, quando a un certo punto è avvenuta questa rivoluzione in Cecoslovacchia, l'hanno chiamata rivoluzione di velluto, perché non si è sparsa una goccia di sangue e non si è sparata una pallottola. Quando hanno chiesto a questo Vavre, ma lei scusi, come ha fatto a sconfiggere un regime così oppressivo, totalitario, terribile, spietato? No? Lei, senza soldi, senza esercito, senza armi, senza mezzi di comunicazione. E lui semplicemente ha risposto, io continuavo ad opporre la verità alla menzogna.
continuiamo a guidare il regno. Il sistema è crollato. E ha scritto un saggio molto interessante, intitolato così: Il potere dei senza potere. Spiega esattamente come funziona. È un libro che noi dovremmo leggere, dovremmo cercare di adeguare, attualizzarlo, perché non siamo negli anni 70, certo, ma il concetto è uguale. Perché anche noi siamo senza potere. Non abbiamo soldi, non abbiamo armi, non abbiamo mezzi di comunicazione. E allora parliamo, perché anche i senza potere possono rovesciare regimi totalitari che appaiono invincibili. Una considerazione. Anzitutto complimenti per la sua capacità dialettica di esprimere concetti difficili. A questo ultimo proposito, per quanto riguarda il concetto di desiderio, gli antichi la sapevano più lunga di noi, tant'è che se andiamo alla etimologia del concetto di desiderio, desidera significa contro le stelle. I latini pensavano che le stelle fossero costituite da ferro, sidera, siderurgia, significa ferro. E quindi il concetto che l'uomo possa superare se stesso attraverso il desiderio significa che si pone contro l'assoluto, contro il trascendente. E quindi questo concetto ultimo che lei ha espresso è interessantissimo, però va rivisto alla stregua di quello che lei stesso citava, cioè l'allontanarsi del mondo dalla natura. I nostri problemi nascono dal fatto che abbiamo sempre impostato tutta la nostra esistenza nella storia in modo antropocentrico, cioè ponendo l'uomo al centro di tutto, come se fosse l'universo. La vera realtà invece, la vera dimensione filosofica, dovrebbe essere quella biocentrica, a cui lei ha fatto cenno giustamente. Biocentrico significa che non è solo l'uomo, ma è la natura nel suo complesso. Dove la mettiamo questa argomentazione con gli animali, per esempio, con gli alberi, con tutta la realtà vivente che ci sta intorno? E allora ritengo che il transumanesimo sia una contraddizione in termini, perché non dovrebbe essere transumanismo, ma transbiologico, e cioè che riguarda tutta la vita nel suo insieme, nella sua complessità interattiva ontologica, cioè esistenziale. E perciò, andiamo avanti come dice lei, sono concordo perfettamente e con Don Giussani, noi dovremmo avere la dimensione alta della vita, perché se crediamo di essere, di insuperbirci attraverso la tecnocrazia, siamo destinati a fallire ancora di più, come successe tra l'altro a Lucifero, perché Lucifero, che è portatore di luce, voleva essere superiore a Dio, superbo, e San Michele lo scagliò all'inferno. Quindi andiamo avanti con questo, perché in effetti, senza demonizzare la tecnologia, che presenta di per sé molte opportunità, molte talenti che ci possono agevolare la vita, ma la vera qualità della vita è quella, come diceva lei, è quella complessiva, cioè che mette insieme la natura e l'uomo. Noi siamo natura, se ci allontaniamo dalla natura, finiamo male. Grazie. Infatti, è talmente vera questa osservazione che il transumanesimo, come forma di neognosticismo tecnocratico, odia il creato. C'è un odio nei confronti di alberi, piante, natura, mare, ed è lo stesso odio che nutrivano gli gnostici, questo errore di un demiurgo sbagliato, e l'idea di superarlo, qui il delirio di onnipotenza antropocentrico che fa l'uomo re dell'universo. Qualcuno, non si sa bene chi, ha creato questo sgobbio: io creerò quel metaverso, la vera natura, no, artificiale. Questo qui, proprio in questo disprezzo assoluto per la natura,
sta proprio uno dei de collegamenti maggiori rispetto all'agnosticismo. È né un gnosticismo tecnocratico, però guardate, anche qui, per me è una soddisfazione. Voi avete visto che tante cose sono in spagnolo, no? Perché in realtà, anni fa, questa conferenza mi è stata chiesta da alcuni seminaristi del seminario di Città del Messico, il seminario dell'arcidiocesi, e io l'ho dovuto fare in spagnolo per loro. E quindi, come vedete, ha un taglio da seminario, si parla di teologia, di filosofia, di Pelagio, piccola mia. E quando poi ho deciso comunque di portarla anche al pubblico normale, sempre in Messico, perché è partita lì anni fa, beh, un po' di dubbio c'era, qualcuno suggeriva che non era possibile parlare di concetti come gnosticismo, pelagianesimo, Pico della Mirandola, filosofia, Gioacchino del Fiore, eccetera. E invece la soddisfazione incredibile è stata che, e soprattutto in Messico, io ho parlato anche a 700-800 persone, c'erano donne anche di media bassa cultura che applaudivano, interagivano, domandavano. Cioè non è vero che queste cose possono essere soltanto comprese in una dimensione elitaria, no. Cioè, se spiegate nei termini giusti, cioè, possono inchiodare 3 ore la gente, cosa che diversamente sarebbe una noia mortale. Allora, il punto, torno a lì, che mi preme molto, perché a scuola non si fa questo? Perché questa roba viene considerata una cosa di una pallosità impressionante, che non si capisce bene perché, comunque facciamola per superare l'esame, e poi una volta superato l'esame di maturità bruciamo i libri di filosofia, storia, per carità di Dio, un incubo durato 5 anni. Ecco, qui l'errore. Perché non si insegna così? Si insegna che questa roba è la chiave per comprendere il presente e il futuro. Anche perché poi, avete visto, gira e rigira, è sempre la solita solfa. Tutto questo, alla fine, sapete dove nasce? Sarete come Dio. Sarete come Dio, sarete come Dio, sarete come Dio. Perché tutto è destinato a ripetersi con una monotonia impressionante. Guardate, parte l'ignoranza. Prendete per esempio, giusto perché ho fatto 2 giorni fa la conferenza, la teoria gender. L'idea che uno è uomo, donna, in base a come si sente, eccetera. Il performative gender di Judy Butler. Ora, vedete, io capisco, per esempio, dal punto di vista concettuale, logico, razionale, l'omosessualità. L'omosessualità è l'idea per cui una persona sia attratta fisicamente, affettivamente, da uno dello stesso sesso. Questo arrivo come concetto a capirlo, no? Ma giudico come capisco l'adulterio, capisco il furto, ma l'idea che uno sia oggi uomo, domani donna, dopodomani torni, faccio fatica a capirlo da un punto di vista logico e razionale, detto bene, a meno che io non rispondo a 3 domande. Chi è che dà la vita? Dio? No, l'uomo in laboratorio, con la procreazione artificiale. Chi è che toglie la vita? Dio? No. L'uomo con l'eutanasia, quando vuole lui, come vuole lui. Mancava la 3ª domanda. Chi è che crea maschio e femmina? Dio? No. L'uomo con il gender. Il gender è il punto più alto del delirio di onnipotenza dell'uomo. Chiude il cerchio della Genesi. Il punto più alto è la tentazione della vita. Non basta più dare e togliere la vita come Dio. No, devi creare anche maschi e femmine. E anche qui, attenti, c'è un interessantissimo precedente.
Sapete qual è stata la contromossa del demonio al cristianesimo subito ai primi secoli? L'abbiamo visto stasera. E il cristianesimo ha vacillato, Lo gnosticismo. Questa eresia. Sapete chi era l'uomo perfetto per gli gnostici? Sì, l'indistinto, l'androgeno primordiale che decideva se essere maschio o uomo quando vuole. E se abbiamo un'evidenza storica, se andate a leggere il Vangelo gnostico di Filippo e il Vangelo gnostico di Giovanni, siamo nel 150 d.C., subito, vi vengono i brividi. C'è la teoria gender perfettamente delineata, sembrano scritti oggi. Ma perché? Semplice. Perché il demonio non è un dio del male contro un dio del bene. Quindi non ha creatività, è inesorabilmente destinato ad essere monotono, ripetitivo, è un disco rotto, è l'uomo tonto che non riesce a capire che gira, è sempre quella roba lì, sarete come Dio, sarete come... Cambiano gli anni, non siamo 150 d.C., ma il concetto è sempre uguale. Salvo poi, anche qui, Non conoscere la storia. E questo al potere fa comodo, perché così non ti accorgi che qualcosa non funziona. Per esempio, anche qua, sapete qual è stato il primo paese al mondo a introdurre il divorzio libero, liquidissimo, brevissimo, senza condizioni? Ciao, arrivederci. Stati Uniti. La Russia bolscevica con la legge secondo codice di diritto di famiglia del 1918. Sapete invece qual è stato il primo paese a introdurre l'aborto? No? La Russia bolscevica con la legge dell'ottobre 1920. Sapete qual è stato il primo paese a introdurre l'eutanasia? La Russia bolscevica con la legge del 1922. E pensate che ci sono degli idioti che pensano che il divorzio, l'aborto e l'eutanasia siano frutti dei movimenti progressisti e femministi degli anni 70. Anzi, futuro, noi non ce l'abbiamo ancora. No, è roba vecchia di 100 anni, che è fallita ovviamente, ma se tu non studi la storia, te la spacciano come progresso, una roba fallita 100 anni fa, Però se tu non studi, ecco perché il potere ha interesse a che non si studi la storia, a che non si imparino le poesie a memoria, perché meno memoria hai, e poi ti rintontisco con questo affare qua che chiude il cerchio del controllo, della manipolazione e del dominio. Perfetto. Anche lì, quando faremo la conferenza, perché la organizzeremo, sulle radici cristiane e anche la regola di San Benedetto e come ricostruire questa civiltà, ci accorgeremo che noi, la civiltà in cui viviamo noi oggi, è praticamente la fotocopia identica della civiltà alla fine del periodo romano. Identica. All'epoca ci fu una devastante crisi economica, sparì la classe media, disoccupazione dilagante, tutta la grande rete mercantile distrutta. Ci fu una grande crisi morale, depravazione sessuale, scetticismo, cinismo, edonismo, corruzione. Una grande crisi politica, tutte le mitiche istituzioni, il Senato, tutto a pezzi. E soprattutto una grande crisi demografica, tragicamente identica alla nostra. Pensate che gli antichi romani si sono estinti. Roma, che all'epoca dello massimo splendore dell'impero aveva 1 milione di abitanti, alla fine l'impero aveva 80-90 mila persone, più che decimata, che si dividevano le rovine. E la cosa interessante è che sono giunti a questa cosa qui, si sono estinti quando hanno
raggiunto il tasso di fertilità che abbiamo noi, 1.2. Esattamente così. Noi ci siamo già estinti, come gli antichi. Poi loro sono stati sostituiti da quelli che sono i barbari. Noi discendiamo tutti da Goti, Visigoti, Franchi, Longobardi, insomma, tutti quelli che sono arrivati dopo a riempire il vuoto. E anche qui, sapete quali sono stati i vari fattori di questa cosa? Ma due fondamentali. La contraccezione e l'aborto. La contraccezione si praticava con una specie di preservativo fatto con le budella secche degli ovini, e l'aborto si praticava soprattutto con una pianta, si chiamava Silfion. Era un abortivo potentissimo che si produceva nel Nord Africa, in particolare nella città di Cirene. Pensate che la produzione e il commercio di questa pianta devastante è stato il motore dell'economia di tutta quell'area, tant'è vero che io nelle mie conferenze faccio vedere una moneta d'oro che rappresenta questa pianta, che hanno trovato gli archeologi, e questa pianta si è talmente diffusa in tutto l'impero che, grazie a Dio, si è estinta. Anche qui, pensate, ci sono degli idioti che pensano che la contraccezione e l'aborto siano conquiste del progresso dei movimenti femministi degli anni 70. No, hanno 1500 anni e hanno causato la fine, concorso a causare, la fine di una civiltà. Ma non si studia. A scuola non si studia. Volevo chiedere una cosa, cioè secondo me il fatto di bloccare, diciamo, l'avvento di questi nuovi mezzi tecnologici come i visori è abbastanza utopistico come tentativo di bloccare il 5G, perché poi quando la gente si accorge che per alcune cose è comodo, parte da quelle e poi dopo li utilizza per tutti e poi diventa schiavo. Di fatto adesso moltissime persone vivono di dipendenze ai tempi nostri. Dipendenze dalla tecnologia, dipendenze dai psicofarmaci, dipendenze dalle droghe, dipendenze dall'alcol, e quindi l'unico modo in cui si potranno bloccare queste cose, secondo me, saranno da una parte la divulgazione per chi ancora non è completamente sottomesso, chi ha ancora la capacità di capire, ma poi sarà come succede poi per i drogati o per gli alcolizzati, cioè che le persone devono arrivare a un tale punto di disperazione che poi capiscono che c'è solo la comunità. Quindi quando la gente capirà che questa tecnologia usata in questa maniera li porta alla disperazione, chiederanno loro stessi una via di uscita che per noi credenti è ancora sempre la solita, che è Gesù Cristo. Sì, infatti nella conferenza che poi faremo sulla l'influenza, la regola di San Benedetto, ma anche come ricostruire questa civiltà, perché Benedetto la Norcia dà una ricetta molto chiara, che ovviamente però è legata al V secolo d.C. Come poter attualizzare questa cosa? Beh, lo vedremo. Certamente attraverso delle piccole comunità di famiglie attorno a un'esperienza di fede molto forte, un po' l'opzione Benedetto di Rod Reher, presa con Gran Salis. Ma c'è la prospettiva della ricostruzione, che si rifà peraltro alla profezia che nel 1969 fece un giovane professore di teologia tedesco, cioè parlò di la vedremo poi la conferenza, disse: arriverà un giorno in cui la chiesa del culto politico imploderà e si ricomincerà da capo. E attraverso piccole comunità, le definì minoranze creative, no? Sapete poi chi è stato questo giovane tedesco. E questa è la soluzione. Ed è interessante perché quando gli chiesero: scusi, ma lei a cosa si riferisce quando dice chiesa? Semplice, una chiesa che parla di tutto, fuorché di Cristo. Quella chiesa è inesorabilmente destinata, prima o poi, a implodere, perché diventa una chiesa politica, umana, un'ONG, che parla di ambiente, di pace, di bacini, e non parla più di Cristo. Questa chiesa che tradisce il mandato conferito dal suo fondatore a Cristo
imploderà, ma non morirà la Chiesa, perché la Chiesa sarà ricostituita da queste piccole minoranze, si ricomincerà da capo. Dice, ne saremo pochi, ma basta restare in 12. Necessità di evolvere per colmare un deficit esistenziale, e quello ci sta. Certo, anche nell'evolversi c'è un limite, c'è tutto un limite, naturalmente, e noi adesso abbiamo visto il limite del transumanesimo e dell'intelligenza artificiale, ma in particolare voglio focalizzarmi sull'intelligenza artificiale, non sul transumanesimo e, eccetera. Mi viene in mente un passo del Vangelo che dice: vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono. San Paolo, non mi approvate col buon mestiere. Ecco, ma possiamo usare solo l'intelligenza artificiale a scopo benefico sul lavoro, nella sanità? A scopo benefico. Allora, dobbiamo tornare, attenta bene, la domanda è importante, alle prime slide. State attenti, perché l'uso della tecnologia, qualunque essa sia, ascoltami bene, non va demonizzata. Io ho fatto l'esempio, io se non avessi i lenti a contatto non li vedrei. Questi sono il frutto di un sistema tecnologico. Allora, se la tecnologia, tutta quella che abbiamo visto, la cibernetica, l'informatica, anche l'ingegneria genetica, se è finalizzata a colmare dei limiti dentro il limite biologico, ma ben venga. Cioè, non è il problema di non far vedere un cieco, se un cieco può vedere, diamine, ma che possa vedere. Se invece viene utilizzata per creare questa nuova specie transumana, è allora lì la differenza. Cioè, perché c'è, e qui torna in ballo anche con l'intelligenza artificiale, il transumanesimo dice: no, ma tutto questo non serve semplicemente per restare dentro quel limite biologico di quel creato, di quella natura che noi odiamo. Noi siamo in grado di creare una natura molto più perfetta, un creato molto più di questa specie di Dio, questo demiurgo che ha sbagliato tutto, ha creato i down, ha creato imperfezioni, malattie, tumori, cancri. Ma che creazione è questa roba? Noi la faremo perfetta, senza tumori, senza down, senza handicappati, anzi supereremo anche la morte. Lì sta il limite. Allora, la pericolosità per quanto riguarda l'intelligenza artificiale è intanto capire qual è il limite di avanzamento, perché adesso noi, c'è una cosa che mi hanno detto, sarebbe durata 3 ore, esiste un concetto che si chiama singolarità tecnica, cioè adesso c'è una macchina, un'intelligenza artificiale, che riesce a creare un'altra intelligenza con un 10% più intelligente, la quale a sua volta può fare esponenziale, ma qui è questione di tempo, prima o poi arriverà a un limite in cui rischia di superare l'intelligenza umana. Chi controlla? Chi stabilisce qual è il limite? Al momento nessuno. Infatti la singolarità è appunto questa cosa, per cui non è certamente di domani mattina, ma è matematico. 10 più 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 10 fa 110. Quando superi l'intelligenza, che succederà? Come l'intelligenza artificiale
si porrà nel problema, per esempio, del lavoro? Altra cosa che sembra la disoccupazione, che è devastante questa roba. Perché quando hanno chiesto a Soros, senti bene, senta, ma lei è un malthusiano dichiarato, sì, certo, ma secondo lei il numero di abitanti ideale in un futuro, qual è? 500 milioni. Dice, 500 milioni di abitanti con tutte le risorse della terra saranno 500 milioni di dei, ricchissimi. E il giornalista fa, sì, tutto bello, ma scusi, chi lavora? Soros non ha avuto neanche una frazione di secondo. Chiaro, l'intelligenza artificiale. Quindi la loro idea è quella di ridurre la popolazione a questo mitico numero di 500 e poi far lavorare tutti questi. Nel frattempo però questi sostituiscono l'uomo. E come la mettiamo? Cioè si aprono degli scenari per cui a volte, come la storia del microchip impiantato nel cervello, forse è meglio non aprirla quella porta, perché c'è un piano inclinato, si può partire, guardate che l'inferno è lastricato di buone intenzioni, cioè partiamo con le intenzioni più, facciamo giocare a scacchi, poi dove arriviamo? La pallina scende poi nella slippery slope, come dicono gli inglesi, e siccome abbiamo visto che, chiamiamolo il potere, i governanti, chi ha interessi economici, il big pharma, quello che volete voi, Musk, cioè, questi hanno, cioè, non è gente che ha molti scrupoli. E allora? Ti fidi? Posso? Allora, oh, finalmente! Grazie, sei gentile. Ho apprezzato molto del tuo discorso e vorrei veramente precisare magari qual è l'illusione e qual è la realtà. Perché mi sembra che questo avanzamento tecnologico, questo metaverso, questa intelligenza artificiale ci porti ancora più dentro questa illusione. Cos'è l'illusione? L'illusione è qualcosa che ci allontana dalla verità. E quello che posso dire, posso capire, che vorrei anche da te una conferma, che più ci avviciniamo alla realtà, alla verità, più questa illusione, questa manipolazione delle masse che sono così facilmente manipolabili dai mass media, eccetera, e questa manipolazione non può essere attuata e effettivamente controllare le persone. Per cui l'impegno dovrebbe di ognuno di noi di portare le persone verso la verità, e questo è un impegno grande, immane, che dovremo prima di tutto essere noi nella verità e conoscerla, questa verità, conoscere la realtà che è stata spiegata, come dicevi bene, dal Signore Gesù, e non solo. C'è anche le antiche tradizioni orientali che sono andate anche, mi permetto di dire, anche più in profondità, perché Gesù diceva: non vi dico tutto perché non mi capite, mentre c'è una realtà, c'è una conoscenza superiore, e la conoscenza ci può liberare, però la conoscenza in se stessa non libera nessuno, perché queste persone si proclamano come grandi scienziati, conoscitori, però è una conoscenza del nulla, la verità è distante da loro, distante come eoni. Cosa mi dici? Sì, sì, aggiungerei anche che c'è molto importante tutto il filone della filosofia classica, Socrate, sulla conoscenza della realtà. Il problema dell'uomo moderno e postmoderno, della modernità e la postmodernità, è che ha perso il senso della realtà. Tant'è vero che appunto tu puoi sentirti quello che sei, anche un gatto,
quello che conta è la percezione soggettiva, non l'evidenza oggettiva della realtà. Da questo punto di vista vi suggerisco un saggio bellissimo scritto da un grande cristiano, secondo me il più grande filosofo francese, Gustave Thibault, T-H-I-B-O-N, si intitola Ritorno al reale. È un saggio in cui spiega esattamente questo, lo chiamano il filosofo contadino, perché la storia di quest'uomo è meravigliosa. Lui è nato in una famiglia poverissima, ha dovuto interrompere persino le scuole elementari, perché a 12 anni è dovuto andare a lavorare nei campi, ma lui era talmente caparbio e intelligente che come autodidatta si è messo a studiare, ha imparato inglese, tedesco, il latino, il greco, insomma alla fine ha fatto tutta una carriera, per cui è diventato un filosofo da legioni d'onore, uno dei più grandi, poi siccome era cristiano è stato da tutto il mondo massonico, laicista, un po' messo in ombra, ma si chiama il filosofo contadino, l'hanno chiamato, ed è un genio, e soprattutto insiste su questo aspetto della realtà, anche perché ricordatevi, c'è un'altra donna, una delle donne più intelligenti del secolo scorso, secondo me forse la più intelligente, Hannah Arendt, filosofa, ebrea tedesca, allieva di Heidegger, che ha scritto un saggio, Le origini del totalitarismo, che dovreste leggere per capire che cosa è successo negli ultimi 3 anni, tra l'altro, molto utile, e quello che sta succedendo nel mondo. Lei dice questo, attenti, perché il germe di ogni totalitarismo, qualunque regime totalitario, di qualunque colore, di qualunque periodo storico, con quella attitudine, nasce sempre dal disprezzo ideologico della realtà. Il disprezzo ideologico della realtà è il germe di qualunque tipo di totalitarismo. Anche l'ideologia gender, che nega la realtà. Come tutti i totalitarismi, è inesorabilmente destinato per sua stessa natura, al di là delle buone intenzioni, a essere liberticida e intollerante e totalitario. Infatti adesso in Spagna hanno arrestato un professore che laureato in biologia, che ha detto che ci sono solo 2 cromosomi, XXY, licenziato. Allora, perché diventa per sua stessa natura intollerante, di forte. E poi la realtà è importante, perché sapete che la libertà è avere la capacità di giudizio della realtà, altrimenti. Basta? Buonanotte. Sì, ci sono dei libri qua, se volete, c'è il famoso Cambia per legge, che è stato il primo instant book pubblicato durante la pandemia da me e Paolo Curisano. Dimmi. No, dovrei tornare probabilmente per magari sull'ideologia gender, direi che l'abbiamo così. Allora, qui torneremo sull'ideologia gender, torneremo certamente sulle radici cristiane e l'influenza di San Benedetto e come ricominciare. Non trascurerei l'eutanasia, che è un tema che drammaticamente andrà di attualità nel prossimo inverno. E l'educazione dei figli, cosa significa educare? Ce ne sono 10, queste 4 basta. Ecco, faccio presente che ringrazio tutti, anche perché abbiamo potuto organizzare questa serata, anche grazie alle offerte che avevamo raccolto in occasione del primo intervento di Gianfranco Amato sulla nomofobia. E quindi, però, lì c'è anche una tecnologica scatola di scarpe con scritto offerte, se qualcuno vuole così contribuire. Fate un uso intelligente dei soldi, intanto non vi portate, nell'aldilà non vi portate niente, non ci sono male con le tasche.